Da decenni gli scienziati scoprono nuovi pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Entro il 2023 ne avremo trovati più di 5.000. E molti di questi esopianeti potrebbero potenzialmente ospitare la vita. Se siete pronti per una corsa sfrenata nello spazio, scopriamo quali sono i pianeti potenzialmente abitabili che abbiamo scoperto negli ultimi anni. LP-890-9b e LP-890-9c. Allacciate le cinture perché ci stiamo dirigendo verso LP-890-9, una stella nana rossa situata a ben 105 anni luce di distanza dalla Terra. Questa stella è piuttosto fredda rispetto al nostro Sole, in termini di temperatura, ovviamente. Ha una temperatura di circa 2593 gradi centigradi. Anche se è piccola, questa stella è piena di sorprese. Per esempio, ha due esopianeti che le orbitano attorno. Inoltre, entrambi questi pianeti sono probabilmente terrestri, cioè rocciosi, proprio come la Terra. Il primo è LP-890-9b, scoperto nel 2022 con il telescopio TESS e successivamente confermato dal telescopio Speculus. Questo pianeta è una superterra con un peso pari a circa 13 volte la massa del nostro pianeta. È anche leggermente più grande della Terra, con un raggio circa 1,3 volte maggiore. E se pensavate che l'orbita di Mercurio intorno al Sole fosse veloce, aspettate di conoscere LP-890-9b. Impiega circa 3 giorni per completare un giro intorno alla sua stella. Immaginate di addormentarvi in un gelido inverno e di svegliarvi in una calda estate. Ma il vero spettacolo è LP-890-9c. Questo è stato scoperto dal telescopio Speculus. Si trova un po' più lontano dalla stella e impiega un tempo di orbita di 2,5 volte superiore a quello di LP-890-9b. È anche un po' più grande della Terra, ma la sua vera fama è la posizione all'interno della zona abitabile della sua stella. Ciò significa che potenzialmente potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie e un clima adatto alla vita. Ora questo pianeta diventa un candidato privilegiato per lo studio della sua atmosfera grazie al telescopio spaziale James Webb. Ma aspettate, non è tutto rose e fiori per LP-890-9c. È anche molto vicino alla sua stella, il che significa che è pieno di radiazioni che potrebbero renderlo meno abitabile. E come se non bastasse, è bloccato da un punto di vista tidale, proprio come la nostra Luna. Ciò significa che un lato del pianeta è sempre rivolto verso la stella ed è incredibilmente caldo, mentre l'altro è sempre al buio e davvero freddo. I modelli scientifici suggeriscono che questo pianeta potrebbe essere più simile a Venere in termini di atmosfera e clima. E Venere, si sa, non è noto per essere amichevole con gli esseri umani. Ma, nonostante queste sfide, LP-890-9c è ancora un esopianeta affascinante che vale la pena studiare ulteriormente. Chissà quali segreti può nascondere. Passiamo ai prossimi candidati. GJ-12b e GJ-12c. Un team internazionale di scienziati, guidato da ricercatori dell'Instituto de Astrofisica de Canarias, ha trovato due pianeti simili alla Terra a soli 16 anni luce dal nostro sistema solare. Entrambi orbitano attorno a una stella nana rossa chiamata GJ-12. Il nostro Sole è una nana gialla, il che significa che GJ-12 è molto più freddo e più debole del nostro Sole. Ma va bene così. Entrambi i pianeti sono molto vicini alla loro stella, quindi non dovrebbero essere troppo freddi o bui. Questi pianeti, chiamati GJ-12b e GJ-12c, si trovano entrambi nella zona di abitabilità della loro stella, il che significa che potrebbero potenzialmente ospitare la vita. Inoltre, entrambi hanno una massa simile a quella della Terra. GJ-12b è il pianeta più interno e impiega circa 10 giorni per orbitare intorno alla sua stella, mentre GJ-12c ne impiega poco più di 21. Questi pianeti sono ottimi candidati per lo studio delle loro atmosfere e potrebbero anche essere obiettivi di future missioni alla ricerca di segni di vita.
La cosa più importante è che questi due pianeti potrebbero potenzialmente supportare la vita, e questo è molto interessante. Inoltre, il fatto che si trovino così vicini a noi significa che un giorno potremmo visitarli. Beh, forse non noi personalmente. E forse un giorno troveremo anche della vita extraterrestre su uno di questi pianeti. Questo sì che sarebbe fuori dal mondo. Ma passiamo al prossimo. Kepler 1649c. Kepler 1649c, noto anche come l'esopianeta perduto, è stato riscoperto nel 2022 dagli scienziati grazie ai dati della sonda Kepler della NASA. Questo esopianeta si trova a circa 300 anni luce di distanza dalla Terra e orbita attorno a una piccola stella fredda chiamata Kepler 1649. Ha le stesse dimensioni della Terra e, come i precedenti, si trova nella zona abitabile della sua stella. Inizialmente i dati relativi a questo pianeta erano stati scartati. Uno speciale programma informatico chiamato RoboVetter, scritto per vagliare automaticamente i volumi di dati di Kepler, ha etichettato questo candidato come un falso positivo. In altre parole, il programma pensava che si trattasse di un errore o di un'interferenza. Fortunatamente i ricercatori ricontrollano queste cose e, ricontrollando i dati, sono riusciti a salvare il povero Kepler 1649c. Ora sappiamo che si tratta di un pianeta terrestre, proprio come la Terra. E se contiene davvero acqua, potrebbe anche esserci vita. Ma aspettate a fare le valigie. Ci sono ancora molte incognite su Kepler 1649c. Per esempio, non sappiamo come sia la sua atmosfera o che tipo di superficie abbia. È anche possibile che il pianeta sia bloccato dal punto di vista tidale, proprio come LP 890-9c. Sarebbe spiacevole. Ecco perché Kepler 1649c merita sicuramente ulteriori studi. Forse si rivelerà un luogo perfetto per avere una casa vacanze in futuro. Assicuratevi solo di portare con voi molta crema solare, perché il pianeta è molto vicino alla sua stella e le cose potrebbero diventare piuttosto calde. Kepler 1638b. Questo esopianeta si trova a circa 5.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Cygnus. Si trova anche nella zona abitabile della sua stella. È stato scoperto nel 2020 dalla sonda Kepler attraverso il processo chiamato transiting. In pratica scattano una serie di foto della stella in momenti diversi. Successivamente i programmi analizzano queste foto e cercano piccole macchie e punti su di esse. Questi piccoli cali di luminosità possono significare che un pianeta è passato vicino alla stella. Kepler 1638b è un po' strano rispetto alla maggior parte degli esopianeti trovati finora. Ha una massa circa 4 volte superiore a quella della Terra e un raggio circa 2 volte superiore, il che lo rende un esopianeta super Terra. Il suo periodo orbitale è di circa 260 giorni, quindi molto vicino alla nostra Terra. E questo è fantastico! Finalmente, almeno da qualche parte, l'inverno e l'estate scorreranno normalmente. Kepler 1638b potrebbe anche avere dell'acqua liquida. Ecco perché è anche un buon candidato per ulteriori studi, per vedere se potrebbe potenzialmente supportare la vita. Speriamo di scoprire di più su questo pianeta in futuro. E infine, l'ultimo. Kepler 438b. Si tratta di un esopianeta situato a circa 640 anni luce dalla Terra, nella costellazione della Lira. È stato scoperto nel 2015 dal telescopio spaziale Kepler. Una delle cose più interessanti di Kepler 438b è la sua dimensione e la sua posizione. È grande quanto la Terra e orbita all'interno della zona abitabile della sua stella. Ma ci sono alcuni inconvenienti. Per esempio, Kepler 438b orbita intorno a una stella nana rossa, nota per i suoi alti livelli di radiazioni solari e di brillamenti. Questo potrebbe rendere la superficie del pianeta troppo ostile per la vita come la conosciamo. Inoltre, Kepler 438b ha un anno molto più breve, solo circa 35 giorni terrestri. Questo potrebbe portare a fluttuazioni estreme della temperatura sulla superficie del pianeta. Ma forse ospita forme di vita extraterrestri resistenti che si sono adattate alle sue condizioni uniche? O forse no?
in ogni caso vale sicuramente la pena tenerlo d'occhio. Questo è un piccolo elenco di esopianeti che abbiamo scoperto negli ultimi anni. Ora, grazie all'uso di nuove tecnologie, saremo in grado di trovarne di nuovi molto più spesso. Speriamo che almeno qualcuno di essi sia davvero abitato. Siamo in arrivo a Nettuno. Prossima fermata, Plutone. Si prega di fare attenzione alle porte. Un giorno con tecnologie future di prim'ordine, il tragitto da Nettuno a Plutone non sembrerà molto più lungo di un normale tragitto in metropolitana. Su Plutone troviamo enormi montagne di ghiaccio, valli che si estendono a perdita d'occhio, crateri grandi quanto quello più grande sulla Terra e zero vita. Le ragioni sono ovvie. L'enorme distanza tra Plutone e il Sole garantisce temperature gelide sul pianeta nano. Il calore del Sole deve viaggiare per qualche miliardo di chilometri. Inoltre è più piccolo della Luna, quindi si affollerebbe subito se la gente ci abitasse. Eppure c'è una ragione che rende la vita su Plutone non così improbabile. Il Sole ha una durata di vita limitata. Il nostro sistema solare non era altro che una nube di gas e polveri. Dopo un collasso gravitazionale al centro di questa nube, il gas e le polveri si sono concentrati in luoghi specifici, sempre più densi. Con il tempo la materia attirata in queste zone è aumentata e, per la legge di conservazione della quantità di moto, ha iniziato a ruotare e a riscaldarsi per la pressione. Successivamente è apparso un disco simile a quello di Saturno, ma composto da sostanze diverse, e al centro si è formata quella palla che poi è diventata il Sole. Una protostella è una giovane stella che sta ancora raccogliendo la sua massa, esattamente ciò che il Sole era prima che le temperature e la pressione al suo interno attivassero il suo nucleo. Milioni di anni dopo è diventato il Sole che vediamo oggi, ma non rimarrà così per sempre. Si riscalderà ancora e diventerà sempre più grande e più denso, trasformandosi in una gigante rossa. Un giorno diventerà abbastanza grande da inghiottire Venere e Mercurio, e inghiottirà anche la Terra. Anche se non lo facesse, sarebbe vicino abbastanza da toccarci. Se questo accadesse, la vita sulla Terra non sarebbe possibile. Poi, in pochi minuti, il Sole perderà circa il 40% della sua massa e diventerà 10 volte più piccolo rispetto a prima. A questo punto non sarà più né luminoso né caldo. La Terra sarà già deserta. Gli umani avranno già trovato il modo di abbandonare il pianeta e viaggiare nello spazio, o di stabilirsi dove la vita è sostenibile. Come sull'esopianeta Kepler-62f, più grande della Terra. Durante questo processo, Plutone si trasformerà. Originariamente ogni risorsa era congelata all'interno del pianeta nano. Acqua, gas come il metano o il monossido di carbonio e così via. Mentre il Sole raggiunge la sua massima luminosità, Plutone si riscalderà e disperderà molte sue caratteristiche nello spazio. Allo stesso tempo inizierà a formarsi l'atmosfera. Con un'atmosfera considerevolmente spessa si creerebbero delle condizioni di vita favorevoli. Allora, invece di semplici sonde spaziali, alcuni di noi potrebbero colonizzare il pianeta nano. La temperatura sarebbe mite, si potrebbe quasi stare in maglietta. Somiglierebbe anche un po' alla Terra. Canyon pieni d'acqua, prati infiniti con alberi, tanto spazio per correre e riserve di acqua minerale nel terreno. Abbastanza buona da poterla bere. Le rotazioni di Plutone sono diverse da quelle della Terra. Un giorno terrestre consiste in 24 ore e già così sembra non finire mai. Ma su Plutone un'intera rotazione dura 153 ore, a causa della distanza dal Sole. Normalmente, dopo diverse ore senza dormire, siamo stanchi e abbiamo gli occhi rossi. Significa che su Plutone dovremmo fare diversi pisolini durante il giorno. Un anno su Plutone equivale a 248 anni terrestri. A meno che non inventino qualcosa per farci vivere così a lungo, la nostra intera vita equivarrebbe a meno di mezzo anno sul pianeta nano. Quindi le case su Plutone saranno dotate di camere criogeniche. Ogni volta che desideri fare un pisolino, ci salti dentro e ti svegli 50 giorni di Plutone dopo. Su quel pianeta ci sarebbero anche mari e spiagge. È proprio come una piccola Terra, lontana da quella vera. Il cibo su Plutone potrebbe essere più gustoso. Potremmo trovare un modo per renderlo più saporito e persino per farlo crescere più velocemente durante il viaggio. Pianti una carota e due giorni dopo è pronta per la tua insalata. Potrebbero anche esserci nuovi ingredienti. Forse funghi alti 2 metri che non abbiamo mai visto prima. Gli animali portati con noi nella traversata spaziale verrebbero liberati nella loro nuova casa e con il tempo si evolverebbero.
Anche la legge della giungla potrebbe cambiare. I leoni non sarebbero più re, spodestati dai cervi. Le loro corna sarebbero il doppio di quelle sulla terra e i cervi stessi sarebbero diversi. L'evoluzione seguirebbe il corso di quella terrestre. La maggior parte degli animali che erano già qui vivevano sott'acqua e col tempo gli anfibi si sposterebbero in superficie. Plutone potrebbe essere solo una casa temporanea. Una volta che il Sole avrà raggiunto la sua fase finale, Plutone ritornerà gelato e senza vita. Gli umani sarebbero costretti a trovare un pianeta che stia nella zona Goldilocks di un'altra galassia. La zona Goldilocks è l'esatta distanza da una stella, dove la temperatura è perfetta affinché l'acqua rimanga liquida. È la condizione che gli scienziati pongono quando cercano altri pianeti che possano ospitare forme di vita. Potrebbero provare a stabilire nuove colonie su uno di questi pianeti o a creare la nostra casa artificiale, un mix tra un pianeta e un'astronave. Qualcosa di enorme costruito nello spazio. Diciamo una ruota con gravità costante, tale da non farci cadere. Galleggerebbe nello spazio durante il viaggio verso il nuovo esopianeta, contenendo interi stati. Questo viaggio sarà obbligatorio con l'invecchiamento del Sole, più precisamente col passaggio da gigante rossa a nana bianca. Il viaggio sarà piuttosto lungo, con intere generazioni nate e cresciute a bordo. Si potrà scegliere tra dormire per tutto il viaggio fino a quando non avremo raggiunto il nuovo esopianeta o godersi il viaggio sull'astronave. A bordo troveremo tutto il necessario, centri commerciali più grandi di quelli sulla Terra, città futuristiche, campi da coltivare dai ricchi terreni creati artificialmente e dopo un lunghissimo viaggio arriveremo finalmente al nuovo esopianeta. È anche meglio della Terra. È gigante e con più continenti. La parte più interna non è lontana dagli oceani, vale a dire che non esistono troppe zone desertiche. Anche se il sole di questo pianeta è una nana arancione, non è caldo come la nostra nana gialla attuale. È un po' più piccolo, ma ecco il lato positivo. Le nane arancioni vivono un po' più a lungo. Rimangono stabili tra i 15 e i 45 miliardi di anni. Questo pianeta è pieno di foreste pluviali perché è più caldo. C'è quindi più biodiversità e creature mai viste prima. Anche se le condizioni non sono le più adatte, potremmo provare a terraformare questo pianeta. Prendendo Marte come esempio, potremmo creare un effetto serra frantumando delle comete ricche di ghiaccio e rilasciando l'ammoniaca al loro interno, riscaldando il pianeta. Potremmo anche piantare alberi. Avremo bisogno di un suolo terrestre per farlo o dovremmo rendere il suolo di Marte simile al nostro. Prima o poi l'atmosfera si avvicinerebbe a quella sulla Terra. Grazie agli alberi potremmo respirare. Poi, sciogliendo le calotte polari marziane, voilà, l'acqua. Il problema sarebbero i venti e le esplosioni solari che potrebbero privare il nuovo pianeta dell'atmosfera, con la stessa velocità con cui è stata creata, se non maggiore. Non c'è nemmeno una magnetosfera, quindi non saremmo protetti dalle radiazioni. Marte a lungo termine non sarebbe una buona scelta. Forse là fuori, nella vastità dello spazio, c'è un pianeta perfetto che ci aspetta. Abbiamo scoperto Kepler-22b, un piccolo esopianeta nella costellazione del Cigno. Starai dicendo, e allora? Beh, è una notiziona. Si tratta del primo esopianeta nella zona abitabile scoperto dal telescopio spaziale Kepler. Significa che potrebbe esserci acqua su questo pianeta. E se c'è acqua, forse c'è anche vita. Kepler-22b potrebbe diventare la nostra nuova casa. Ma andiamo con ordine. Scoprire un nuovo pianeta non è facile, molti esopianeti sono del tutto invisibili anche ai nostri più sofisticati telescopi, come Hubble. Per cominciare, alcuni sono talmente piccoli che è difficile far caso a loro. Proprio come nel caso di Kepler-22b. In questi casi gli scienziati devono affidarsi all'osservazione indiretta, ovvero si scattano varie foto di una stella in vari periodi di tempo. Dopodiché le si guarda e ci si pone una domanda. Ci sono puntini scuri su questa stella? Se la risposta è sì, significa che forse si tratta di un pianeta. In base a queste foto possiamo capire tante altre cose importanti. Ad esempio, ok, il pianeta esiste. Ora calcoliamo dimensioni, raggio e vicinanza alla sua stella. Infine, è un pianeta abitabile. Oggi sappiamo che Kepler-22b è molto simile al nostro pianeta, tanto da poter diventare una seconda Terra. Ed è anche molto vicino, appena 635 anni luce da noi. Ok, significa quasi 5 quadrilioni di chilometri, ma insomma, può andar peggio. Kepler-22, la stella attorno a cui orbita il pianeta, è peraltro una nana gialla simile al Sole per dimensioni, raggio e addirittura per età, più o meno, a 4 miliardi di anni.
differisce però nella luminosità, essendo circa il 20% più flebile del nostro pianeta. Quindi, inutile aguzzare lo sguardo, la stella è invisibile nel cielo notturno. Kepler-22b è grande circa 2,4 volte più della Terra. Ottima notizia! Maggiore è il raggio, più alta è la quantità di acqua e spazio disponibili. Anche se spostarsi da una città all'altra richiederebbe tempo. Immagina un volo della durata di 3 giorni. Non conosciamo con esattezza la massa del pianeta, ma è plausibile che sia più grande di quella terrestre. Anzi, Kepler-22b forse ha una massa 36 volte più grande del nostro pianeta. E che significa? Significa forte gravità. Se il pianeta è 36 volte più pesante della Terra, la gravità sarà circa 6 volte più forte. Hai difficoltà a sollevare 10 kg di patate? Beh, immagina sollevarne 60. Per non parlare del fatto che tutti noi saremmo più pesanti lassù. Bisognerebbe farsi un sacco di muscoli solo per camminare. Per svolgere questa attività servirebbe un fisico da culturista. Il problema maggiore è che con una tale gravità le piante non avrebbero vita facile. Tutte le piante hanno bisogno di raggiungere certe altezze dal suolo. Gli animali poi, i nostri cani e gatti, dovrebbero a loro volta diventare super muscolosi per sopravvivere. Ma se sul pianeta esistono già gli animali o persino abitanti, vediamo di immaginare che aspetto potrebbero avere. Anzitutto parecchie zampe per spostarsi più facilmente. Non sarebbero tanto alti, ma molto massicci ed estremamente forti. Insomma, ragni giganti e muscolosi? Che incubo! Naturalmente tiriamo un sospiro di sollievo, stiamo solo speculando. La gravità del pianeta è solo stimata e forse è in realtà appena più forte della nostra, il che ci renderebbe più semplice vivere su Kepler-22b. Va detto anche che il pianeta è circa il 15% più vicino alla sua stella di quanto la Terra lo sia al Sole. Se fosse nel nostro sistema solare, si troverebbe a metà strada tra la Terra e Venere. Ma allora finiremmo arrostiti? Ma no! Come ho detto prima, la stella Kepler-22 è piuttosto fredda, nell'ordine dei 5.540 gradi centigradi circa. Possiamo quindi supporre che le temperature su Kepler-22b siano più o meno simili a quelle terrestri, a patto che il pianeta orbiti attorno alla sua stella come la Terra orbita attorno al Sole. Siccome non lo sappiamo, Kepler-22b potrebbe benissimo ruotare in direzione opposta, come Urano. Ah, non lo sapevi? Eh sì, Urano ruota tutto inclinato da un lato. Anche gli anelli, vedi? Esatto, proprio come Saturno, solo che li ha verticali. L'universo è pieno di sorprese. Insomma, se Kepler-22b fosse tipo Urano, il clima sul pianeta sarebbe, per usare un eufemismo, ostile. Gli inverni sarebbero spaventosamente freddi e le estati caldissime. Inoltre, se la sua fosse anche una rotazione sincrona, finiremmo col poter vivere solo nella sottilissima striscia che separa i due emisferi, quello illuminato e quello al buio. Speriamo non sia così e che il pianeta ruoti come il nostro. Ma basta cattive notizie. Secondo gli studi, forse esiste un oceano su Kepler-22b. E, come sai, acqua significa vita. In questo caso è ancora meglio, perché un pianeta coperto da un oceano ha sempre temperature più stabili. L'acqua assorbe il calore e lo redistribuisce uniformemente su tutto il pianeta. La parte calda si rinfresca, quella ghiacciata si riscalda. Cosa peraltro già accaduta tale e quale sulla Terra miliardi di anni fa. Quando sulla nostra giovane Terra iniziò ad accumularsi acqua, la Luna le diede una mano, aiutando l'acqua a diffondersi su tutto il pianeta. In questo modo l'inferno fiammeggiante che era il nostro pianeta si trasformò nell'accogliente paradiso che è oggi. Se Kepler-22b avesse acqua ma non atmosfera, la sua temperatura si aggirerebbe intorno ai meno 11 gradi centigradi. Ma se invece avesse anche un'atmosfera simile alla nostra, la temperatura sarebbe di 22 gradi centigradi. Ideale! Per finire, un anno su Kepler-22b equivale a 290 giorni terrestri, ovvero circa 9 mesi. Il pianeta non ha satelliti naturali, quindi, ahimè, dovremmo rinunciare alla nostra bella luna in cielo. Ma perlomeno potremmo vedere il Sole come una piccola, lontanissima stella. Pensa a osservarla di notte ricordando la nostra vecchia casa, mentre ti nascondi dai ragni giganti. Ma questo è al momento tutto ciò che sappiamo. Naturalmente esplorare pianeti così lontani è impossibile, e i dati raccolti a distanza sono per forza incompleti. Anzitutto non sappiamo che genere di pianeta sia, che è forse l'informazione più importante di tutte su Kepler-22b. Non sappiamo se sia o no un pianeta roccioso. Se non lo è, tutte le cose che ti ho raccontato finora puoi scordartele. Magari è un pianeta gassoso, oppure gassoso ma con un nucleo centrale solido, come Nettuno. Oppure è ricoperto per intero da un immenso oceano. Se fosse un pianeta ricoperto d'acqua, potremmo almeno sperare di costruire città sottomarine di qualche tipo, filtrando l'acqua e mangiando pesce.
finché ci adatteremo all'acqua come i cetacei. Sarebbe a dir poco sorprendente come evoluzione. Secondo gli scienziati, comunque, Kepler-22b è probabilmente un pianeta simile a Nettuno, tanto da rientrare nella categoria di esopianeti nota come mini-Nettuno. Eh sì, l'han chiamata davvero così. Probabile, ma non si sa con certezza. Seppure Kepler-22b dovesse rivelarsi l'opzione migliore per noi, un pianeta roccioso non sappiamo che genere di atmosfera abbia, o se ne abbia una. Se la sua atmosfera dovesse somigliare a quella di Venere, che definire tossica è un complimento, dovremmo allora adattarci a vivere nel sottosuolo o trovare altre soluzioni. Nel primo caso, però, dovremmo trovare una fonte di calore, perché il sottosuolo lì è gelido. Speriamo non sia davvero così. Kepler-22b è ancora circondato da enigmi e la scienza lavora per trovare le risposte. Speriamo che le trovino in tempo per quando la prima navicella lascerà la Terra, diretta a colonizzare Kepler-22b. Sarebbe imbarazzante arrivare fin lì e scoprire che è un pianeta gassoso. Se prendiamo in considerazione l'intero universo, siamo certi dell'esistenza della vita solo sul nostro pianeta. Poi possiamo discutere se questa vita sia intelligente. Ma in ogni caso, non è così sorprendente che il genere umano continui a cercare forme di vita su altri pianeti. Finora i pianeti scoperti ammontano a 4.000. Ma la cosa ancora più interessante è che la NASA ha stilato un nuovo elenco di 24 pianeti che non sono solo simili alla Terra, ma addirittura migliori. Le condizioni sono così buone da creare un ambiente più confortevole di quello del nostro pianeta. Esaminiamone alcuni. KOI 5715.01, un nome facile da ricordare, vero? Questo meraviglioso pianeta si trova nella costellazione del Cigno. Ma perché è così meraviglioso? Beh, il nostro Sole è una nana gialla. Caro Sole, nonostante i tuoi sforzi per sostenere la vita, ci sono stelle che lo fanno meglio. Il pianeta KOI 5715.01 orbita vicino a una nana arancione. Le nane arancioni sono stelle leggermente più piccole del nostro Sole e una luminosità leggermente inferiore, ma non significa che vivremo nell'oscurità completa. Se il pianeta si trova più vicino al Sole e ha un'atmosfera più densa, potrebbe essere addirittura più chiaro e colorato della Terra. Il nostro Sole non ha una vita infinita. Al momento continuerà a esistere per altri 7-8 miliardi di anni, un po' più dell'età della Terra. Le nane arancioni invece possono durare da 45 a 70 miliardi di anni. Una notizia fantastica non solo perché potremo rimanere su questo pianeta più a lungo, ma anche perché i pianeti intorno a queste stelle hanno più tempo per formare la vita. L'ideale sarebbe trovare un pianeta vicino a una nana arancione che abbia circa 7 miliardi di anni. In quel caso sarebbe molto probabile trovare qualche organismo vivente. KOI 5715.01 ha circa 5,5 miliardi di anni. Potrebbe non sembrare abbastanza maturo, ma va bene. La nostra Terra è più giovane di un miliardo di anni e questo non ha impedito lo sviluppo di forme di vita. Il pianeta è molto vicino alla sua stella e si trova in una zona abitabile. Un anno terrestre equivale a 190 giorni. Immagina di andare alle elementari e di avere già la patente. Il pianeta è quasi due volte più grande della Terra. La temperatura media è di 11 gradi centigradi, leggermente inferiore alla nostra, 14 gradi centigradi. Ma probabilmente fa più caldo, perché la forte gravità aiuta a trattenere più a lungo il calore nell'atmosfera. C'è un solo problema, è lontano. Dista infatti circa 3.000 anni luce dalla Terra, ovvero 28,8 quadrilioni di chilometri. Meglio portarsi qualcosa da mangiare per il viaggio. Ecco KOI 3010.01, un pianeta vicino alla stella KOI 2010, dall'aspetto molto piacevole. La temperatura media di questo pianeta è di 19 gradi centigradi, leggermente più calda della nostra, una caratteristica che gli scienziati ritengono perfetta. Sul pianeta ideale la temperatura dovrebbe essere circa 10 gradi più calda rispetto alla Terra. Più calore c'è sul pianeta, più è confortevole viverci e maggiori sono le possibilità di sviluppare la vita. Il raggio di questo pianeta è quasi una volta e mezza quello terrestre. Esiste un'atmosfera, ma ancora non siamo stati in grado di analizzarla. Probabilmente è come quella della Terra. Gli scienziati ritengono che sul pianeta sia presente un oceano che copre fino al 60% della superficie. Ottimo, perché sul pianeta ideale acqua e terra dovrebbero essere distribuite in modo più uniforme che sul nostro pianeta. Un po' più di terra significa più territorio e risorse, giusto? Ma ascolta, questo pianeta è molto simile alla Terra.
La somiglianza è così evidente che gli scienziati ritengono esista l'84% di possibilità di trovarvi la vita. Certo, non necessariamente una vita intelligente, ma almeno qualche animale. Che aspetto potrebbero avere? Un pianeta molto simile alla Terra, ma con una gravità più forte. Gli animali probabilmente sarebbero grandi, ma di statura ridotta e dotati di potenti zampe. Sembrano adorabili e spaventosi allo stesso tempo. Comunque, questi pianeti conserveranno i loro misteri ancora a lungo. Per ora, per noi, sono solo microscopici puntini nello spazio. Ne conosciamo solo dettagli noiosi e non sappiamo che aspetto hanno. Dovremo aspettare diverse scoperte tecnologiche per avvicinarci e studiarli meglio. Kepler-186f. Anche questo è uno dei migliori candidati alla vita. Questo pianeta decisamente carino è stato soprannominato cugino della Terra, perché tra i due esiste una forte somiglianza. In ogni caso, sono più fratelli che gemelli. Kepler-186f ruota vicino a una nana rossa. Le nane rosse sono stelle ancora più piccole e fioche delle nane arancioni. Certo, vivono per un periodo molto lungo, ma la loro luminosità è piuttosto bassa. Tuttavia, Kepler-186f è più vicino alla sua stella di quanto lo siamo noi al Sole, quindi non dovrebbe essere troppo buio, almeno non buio pesto. Il cielo di questo pianeta sarà sicuramente di un'insolita tonalità di rosso, come i tramonti sulla Terra. Cosa ne pensi? Ti piacerebbe vivere su un pianeta con un eterno tramonto? Le sue dimensioni sono più o meno quelle della Terra. Non male, ma non perfette. Perché? Perché i pianeti più belli sono quelli più grandi e con una gravità maggiore. Probabilmente dirai, ma in un pianeta così non sarà più difficile camminare e alzarsi dal letto il lunedì? Certo, ma d'altra parte questo pianeta riuscirà a trattenere più atmosfera, che sarà più spessa e densa. Ciò significa maggiore protezione dagli oggetti spaziali, più ossigeno e più calore. Per non parlare del fatto che sui pianeti più grandi c'è più spazio per sistemarsi. Fantastico, vero? Naturalmente anche le dimensioni della Terra non sono male. Un altro fatto interessante è che l'inclinazione di Kepler-186f è simile alla nostra. Ciò significa che dovrebbero esserci stagioni stabili e un normale ciclo giorno-notte. Sai quanto è importante l'inclinazione del pianeta? Prendiamo come esempio Marte. Anche Marte si trova nella zona abitabile del Sole. Ma la sua inclinazione è instabile e di conseguenza l'intero oceano che un tempo poteva trovarsi sul pianeta rosso è completamente prosciugato. Oggi il pianeta è un enorme deserto, privo di forme di vita, almeno per quanto ne sappiamo. Vedi quanto sono importanti questi dettagli? Anche questo pianeta è lontano da noi, 490 anni luce, circa 4,8 quadrilioni di chilometri. Quindi sì, ci tocca aspettare i viaggi intergalattici. Kepler-62e e Kepler-62f. Ecco i pianeti che sono stati nominati come i più simili alla Terra prima della scoperta di Kepler-186f. In effetti, sono molto simili alla nostra Terra. Kepler-62e è circa 1,5 volte più grande della Terra, mentre Kepler-62f è solo leggermente più piccolo. Si trovano nella costellazione della Lira, a circa 1200 anni luce da noi. Entrambi orbitano attorno a una nana rossa. Un anno su Kepler-62e dura circa 122 giorni, ancora meno del primo pianeta di cui abbiamo parlato. Gli scienziati ritengono che sia 62e che 62f siano una sorta di mondi d'acqua, pianeti caldi, per lo più o completamente ricoperti d'acqua. La terraferma è composta solo da poche isole. Un pianeta costituito interamente da isole, un sogno per alcuni, pensa alle Hawaii, e un incubo per altri, pensa al megalodonte. Ma se sei appassionato di antichi animali marini, immagina che specie enormi potresti trovare lì. Esistono ancora molti dettagli che non conosciamo di questo pianeta. Ha una superficie? Qual è la sua composizione? E la densità? Un giorno forse saremo in grado di rispondere a queste domande. Bene, questo è tutto per le superterre. Naturalmente l'elenco è molto più lungo e puoi consultarlo su diversi siti. Questi sono solo i pianeti con caratteristiche migliori di quelle terrestri. Conosciamo però anche migliaia di altri esopianeti molto simili al nostro. Ed è probabile che su alcuni sia presente almeno una forma di vita. Sono comunque molto molto lontani, quindi al momento non abbiamo modo di verificarlo. Forse in futuro vi troveremo creature interessanti.
TRES-2b è un pianeta dove la notte non finisce mai. E non è una normale notte con le stelle che brillano nel cielo. Qui è sempre buio e fa sempre caldo. TRES-2b è un gigante gassoso grande circa 1,5 volte Giove, con una superficie che assorbe la luce meglio del carbone. Ha un debole bagliore rosso scuro a causa della sua aria bruciante, che è calda come la lava fusa. Ottimo, direi. Nel sistema stellare D55 Cancri ci sono 5 pianeti, 4 dei quali sono giganti gassosi simili a Giove e Saturno. Ma il quinto, o meglio il primo, perché è il più vicino alla sua stella, è diverso e in un modo orribile. 55 Cancri E è così vicino al suo Sole che metà della superficie è letteralmente un oceano di lava fusa. L'altra metà è nell'oscurità eterna perché non vede mai la sua stella. Il pianeta è sempre rivolto da un solo lato verso la stella e tra il lato cocente e quello buio c'è la zona del crepuscolo, una sottile striscia di nulla. HD189733b, non lo dirò mai più, è l'unico esopianeta nell'orbita della sua stella e a prima vista sembra piuttosto figo. Vortici blu e bianchi che formano meravigliosi motivi sulla sua superficie. Ma questi colori piacevoli, in realtà, sono particelle di silicato nell'atmosfera del pianeta, il che significa che piove vetro. Poi ci sono i venti che raggiungono la velocità di 8700 km/h, o quasi 7 Mach. Per fare un confronto, il vento più veloce mai registrato sulla Terra è arrivato a 408 km/h, 20 volte meno. Pertanto, il vetro che cade dal cielo viaggia orizzontalmente a velocità ipersoniche, distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. Nel prossimo sistema, il cui nome non proverò a pronunciare, questo, ci sono 3 esopianeti che si stanno deteriorando per colpa della loro stella. Succede perché la stella non è normale, è una pulsar, una stella esplosa di cui è rimasto solo il nucleo che sta ruotando all'impazzata, creando potenti impulsi elettromagnetici in diverse direzioni, mentre ruota a diverse migliaia di volte al secondo. Di conseguenza, i pianeti in orbita attorno ad essa vengono lentamente divorati e alla fine scompariranno del tutto. Kepler 70? Questo è facile. È una stella nana blu incandescente che diventò una gigante rossa circa 18 milioni di anni fa. A quel tempo c'erano almeno 2 pianeti in orbita intorno ad essa, il più vicino dei quali era un gigante gassoso simile a Giove. Il suo nome era Kepler 70b ed esiste ancora, ma la stella lo ha consumato e lo ha trasformato in un mondo caldo e roccioso. In questo momento è uno dei pianeti più caldi mai scoperti. La sua temperatura è più alta della superficie del nostro Sole. È stato fortunato a sopravvivere, nonostante abbia passato del tempo all'interno della sua stella, ma ora sta evaporando e molto probabilmente cesserà di esistere. WASP-12b è uno dei pianeti più strani e tristi là fuori. L'enorme gravità della sua stella, combinata con quella del pianeta, che è costituito principalmente da gas, fa sì che la stella lo divori lentamente. WASP-12b ha già preso la forma di un uovo, teso verso il suo Sole senza potersi ribellare ad essa. Tra altri 10 milioni di anni, il pianeta soccomberà inevitabilmente all'appetito della vorace stella. Ti sei mai chiesto com'è camminare sul ghiaccio e sui carboni ardenti allo stesso tempo? Beh, ti basta andare su Gliese 436b. Essendo estremamente vicino al suo Sole, questo esopianeta, delle dimensioni di Nettuno, raggiunge temperature più calde di un forno. Eppure è coperto di ghiaccio, che brucia incessantemente. Questo ghiaccio è molto denso a causa dell'enorme gravità, rimanendo solido anche in condizioni estreme, senza la possibilità di sciogliersi. E non possiamo non mettere in questo elenco Venere, il gemello malvagio della Terra. Il secondo pianeta dal Sole ha un'atmosfera così densa e ha così tante nuvole che la sua superficie è molto più calda di quella di Mercurio. Le eruzioni vulcaniche percuotono costantemente la superficie, la sua gravità è quasi 100 volte più forte della nostra e le nubi di cui ho parlato prima non sono fatte d'acqua, ma di acido solforico che scende sulla terraferma sotto forma di pioggia. E anche se fossi abbastanza coraggioso o pazzo da voler passare attraverso queste nuvole, probabilmente non potresti. I venti sono forti come alcuni dei più potenti uragani sulla Terra.
Qui abbiamo un nome molto lungo per un pianeta molto molto freddo. Sebbene la stella ospite non sia troppo lontana, è una nana rossa piccola e fredda. La sua luce e il suo calore raggiungono a malapena il pianeta. Le temperature scendono fino a meno 223 gradi centigradi, che è leggermente più caldo dello zero assoluto. L'esopianeta è quindi oscuro, cupo e coperto da ghiaccio che non si scioglie mai. Tuttavia, se il suo nucleo è roccioso, allora c'è la possibilità che possa generare del calore, quindi potrebbe esserci qualcosa di vivo in profondità, sotto la superficie ghiacciata. Dimidium, situato a circa 50 anni luce dal nostro sistema solare, è un pianeta ostile a qualsiasi essere vivente. È strettamente legato al suo Sole, il che significa che uno dei suoi lati è sempre rivolto verso di esso, mentre l'altro lato è sempre rivolto dall'altra parte. Il lato caldo viene surriscaldato a una temperatura di oltre 980 gradi centigradi. I venti sono costanti e raggiungono i 1000 km orari. Nonostante Dimidium sia un gigante gassoso, contiene una grande quantità di ferro che si scioglie ed evapora nell'atmosfera creando nuvole. E quando il ferro si raffredda, cade in superficie sotto forma di pioggia. L'ossigeno è generalmente visto come un elemento sinonimo di vita, ma questo non vale per Osiride. Gli scienziati sono rimasti scioccati nel trovare ossigeno su questo pianeta, o meglio, intorno ad esso, perché è 8 volte più vicino alla sua stella di quanto lo sia Mercurio al Sole. Questa distanza estrema rende Osiride simile a una pentola che bolle in eterno, abbrustolendo qualsiasi cosa ci sia. La sua orbita intorno alla sua stella è molto breve. Un anno su Osiride sono solo 3,5 giorni sulla Terra. Inoltre, l'atmosfera è costantemente spazzata via e fusa dal calore del suo Sole. Corot Exo 3b non è né caldo né freddo, come alcuni degli altri pianeti in questa lista, ma è terrificante in maniera ancora più insidiosa. È un gigante gassoso delle dimensioni di Giove, ma 20 volte più denso. La gravità di questo esopianeta appesantisce tutto ciò che si trova sulla sua superficie. Per l'esattezza è 50 volte più forte di quella terrestre. Sarebbe impossibile camminarci sopra perché saresti immediatamente schiacciato dalla densità della sua atmosfera. Corot 7b è un altro mondo infernale. Di norma la temperatura supera i 2200 gradi centigradi. Combinata la sua superficie rocciosa, crea un paesaggio infernale. Le rocce ribollono e si fondono evaporando nell'atmosfera, dove si raffreddano e alla fine ricadono in superficie sotto forma di pioggia di zolfo. La cosa più triste di Corot 7b è che potrebbe essere stato un gigante gassoso la cui atmosfera si è sciolta dal calore, lasciando dietro di sé solo un nucleo del tutto abbrustolito. Un pianeta extrasolare è qualsiasi pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Alcuni di loro sono fluttuanti e si chiamano pianeti canaglia. Si muovono intorno al centro galattico. Altri orbitano attorno alla loro stella ospite o a due. Gli astronomi hanno scoperto questi pianeti per la prima volta negli anni 90. Da allora ne hanno trovati migliaia. E ora puoi anche dare una sbirciatina. Spoiler, alcuni esopianeti sono piuttosto bizzarri, altri assomigliano al nostro pianeta natale e probabilmente potrebbero ospitare la vita. L'esopianeta più vicino alla Terra è Proxima Centauri B e ha soli 4,2 anni luce di distanza dalla Terra. Recentemente gli astronomi hanno scoperto che questo mondo potrebbe assomigliare alla Terra anche più di quanto pensassero in precedenza. È solo il 17% più massiccio del nostro pianeta natale. Orbita intorno a una stella più debole e meno massiccia del Sole. Proxima Centauri B si trova nel mezzo della zona abitabile della stella. Ciò significa che è probabile che su questo pianeta possano esistere acqua liquida e vita. Sembra che questo esopianeta sia bloccato in marea con la sua stella madre. Ciò significa che uno dei suoi lati è sempre rivolto verso la stella, mentre l'altro è sempre nell'oscurità. Gli scienziati non hanno ancora capito se il pianeta ha un'atmosfera. Viaggia troppo vicino alla sua stella e completa un'orbita in 11 giorni terrestri. La radiazione della stella potrebbe allontanare l'aria del pianeta. Se questo è il caso, è improbabile che Proxima Centauri B abbia acqua liquida sulla superficie. Gliese 832C è a 16 anni luce dalla Terra. Nello schema cosmico delle cose è a un tiro di schioppo. Questo esopianeta è 5 volte più massiccio della Terra e viaggia molto più vicino alla sua stella madre. Ecco perché un anno su questo pianeta dura solo 36 giorni.
ma poiché questa stella è una nana rossa molto più fredda e più fioca del Sole, riceve tanta luce e calore quanto il nostro pianeta. Allo stesso tempo, non è ancora chiaro se Gliese 832C sia simile alla Terra. Probabilmente ha un'atmosfera molto più densa che crea un effetto serra incontrollato. Questo fenomeno si verifica quando un pianeta assorbe più calore dalla sua stella ospite di quello che può rilasciare nello spazio. Ciò significa che è più probabile che Gliese 832C assomigli alla rovente Venere piuttosto che alla Terra, relativamente più fredda. Un altro pianeta simile alla Terra, TOI 700D, si trova a 100 anni luce da noi, nella costellazione del Dorado. Orbita intorno a una stella nana piccola e piuttosto fredda, che è circa il 40% della massa e delle dimensioni del Sole. La sua temperatura superficiale è la metà di quella della nostra stella. Il pianeta più esterno, che è il vero TOI 700D, ha quasi le dimensioni della Terra. Si trova anche nella zona abitabile della sua stella madre. Nessun bagliore proveniente da TOI 700 raggiunge il pianeta. Ciò aumenta le possibilità che l'esopianeta sia abitabile, ovvero che possa potenzialmente sviluppare e mantenere la vita. Gli scienziati non conoscono con certezza le condizioni esatte sulla superficie del pianeta, ma una delle simulazioni al computer che hanno creato mostra un pianeta ricoperto da un oceano. Ha un'atmosfera molto densa, principalmente costituita da anidride carbonica. Gli astronomi pensano che un'atmosfera simile circondasse Marte quando era un pianeta giovane. Ma un altro modello 3D mostra TOI 700D come un mondo senza nuvole. Questo sarebbe probabilmente l'aspetto della nostra Terra se non fosse ricoperta di oceani. I venti su TOI 700D si allontanano dal lato notturno del pianeta e si incontrano nella parte direttamente di fronte alla stella. C'è un pianeta extrasolare che si distingue dagli altri per il suo fantastico colore magenta. Si trova nella costellazione della Vergine e si chiama Gliese 504b. La distanza tra questo pianeta e la sua stella madre è 9 volte la distanza tra il Sole e Giove. È un pianeta che si è formato relativamente di recente e sta ancora risplendendo di calore. Ecco perché la sua superficie sembra rosata. A soli 20 anni luce di distanza dal Sole, che non è una grande distanza quando si parla di spazio, c'è un bizzarro pianeta che sta vagando nella nostra galassia, la Via Lattea. Ma anche se questo pianeta non orbita attorno a nessuna stella, ha comunque un campo magnetico incredibilmente potente. È 4 milioni di volte più forte del campo magnetico terrestre. Questo esopianeta produce anche aurore straordinarie. Quando è stato scoperto nel 2016, gli astronomi erano quasi sicuri di aver individuato una nana bruna, che è un oggetto troppo grande per essere un pianeta e troppo piccolo per essere una stella. Ma in seguito, gli scienziati hanno avuto la prova che questo oggetto dello spazio non era abbastanza grande per essere una nana bruna. Il pianeta è sicuramente un mammut tra i suoi pari. È 1,2 volte più largo del più grande pianeta del Sistema Solare, Giove, e oltre 12 volte più pesante. Gli astronomi pensano che sia questo campo magnetico eccezionalmente forte a permettere queste aurore incantevoli. Ma la cosa più curiosa è che si creano in modo diverso dalle aurore sulla Terra. Forse perché è la luna dell'esopianeta che fa creare al pianeta questi spettacoli di luce. Se viaggiassi a 20.000 anni luce dalla Terra, ti avvicineresti a una nana rossa nella costellazione del Sagittario. Queste stelle sono molto belle e piccole. Abbastanza lontano da questa stella fredda c'è un pianeta. La distanza tra questo mondo e la sua stella ospite è così grande che il pianeta riceve pochissimo calore. È uno dei pianeti più freddi mai conosciuti. La sua temperatura superficiale media è inferiore a meno 218 gradi centigradi. Ecco perché l'intero pianeta è ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio. Se calpestassi la sua superficie, non vedresti altro che ghiacciai, pianure e montagne di ghiaccio. Eppure, gli astronomi affermano che potrebbe esserci vita in profondità, sotto la superficie ghiacciata. Tutto questo perché è probabile che il nucleo del pianeta generi abbastanza calore da sciogliere parte del suo ghiaccio interno. In questo caso potrebbe esserci un enorme oceano sotto la sua superficie, forse anche brulicante di bizzarre forme di vita. Uno dei più antichi pianeti extrasolari che conosciamo è PSR B162026b. Ha circa 12,7 miliardi di anni, quasi 3 volte l'età della Terra, ed è apparso 4,5 miliardi di anni fa.
Ciò significa anche che il pianeta Genesi si è formato solo circa 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. Il pianeta è così vecchio che le sue due stelle madri hanno avuto abbastanza tempo per evolversi in una nana bianca e una pulsar, facendo quasi 100 rivoluzioni al secondo. Le albe su questo pianeta devono essere fantastiche. Scommetto che il prossimo esopianeta non sarà come gli altri che hai visto prima. Si chiama Super Saturno o Saturno sotto asteroidi. Questo perché J1407b ha un colossale sistema di anelli, 640 volte più grandi di quelli del nostro Saturno. Questo mondo bizzarro si trova a 434 anni luce dalla Terra. È l'unico pianeta che conosciamo che ha anelli simili a quelli di Saturno. Se spostassi J1407b nel nostro sistema solare e lo sostituissi a Saturno, i suoi anelli sembrerebbero tante volte più grandi di una luna piena. Gli astronomi hanno notato un vuoto a metà degli anelli del pianeta. Ci sono alte probabilità che attorno al pianeta, da qualche parte all'interno di questo spazio vuoto, orbiti un'esoluna delle dimensioni di Marte. Se vivessi su questa luna, avresti una vista fantastica ogni volta che alzeresti gli occhi al cielo. Questo esopianeta, chiamato WASP-12b, si succhia tutta la luce proveniente dalla sua stella. È uno dei mondi più oscuri che conosciamo. Questo perché il suo lato diurno consuma la luce anziché rifletterla nello spazio. Questo pianeta è gigante, il doppio di Giove, e intrappola oltre il 94% della luce che raggiunge la sua atmosfera. Questa è probabilmente la ragione principale delle temperature folli sulla superficie del pianeta. Possono salire fino a 2538 gradi centigradi, quasi la metà della temperatura della superficie del Sole. WASP-12b viaggia così vicino alla sua stella ospite che ha bisogno di un solo giorno per completare un'orbita. Il suo lato notturno non è caldo come quello diurno, ci sono solo 1204 gradi centigradi. A causa di questa differenza di temperatura, il vapore acqueo e le nuvole si accumulano sopra la superficie del pianeta. Di tanto in tanto, sulla sua stella, si riversano vortici di materiale dall'atmosfera surriscaldata del pianeta. A circa 4000 anni luce dalla Terra c'è un esopianeta che potrebbe essere un enorme diamante. È 5 volte più grande del nostro pianeta, ma impiega solo 2 ore e 10 minuti per orbitare attorno alla sua stella madre. È una pulsar che ruota a una velocità di 10.000 volte al minuto. E il pianeta è più denso di qualsiasi altro che abbiamo scoperto finora. È costituito principalmente da carbonio, talmente denso che gli astronomi pensano possa essere cristallino. Se fosse vero, potrebbe significare che almeno una parte del pianeta è di diamante. Su WASP-76b piove ferro sul lato notturno del pianeta, mentre la temperatura sul lato diurno sale fino a circa 2371 gradi centigradi. È abbastanza caldo da vaporizzare la maggior parte dei metalli. Questo esopianeta è un po' più piccolo di Giove e si trova a 640 anni luce di distanza dalla Terra. Le condizioni meteorologiche terrificanti in questo mondo sono causate dalla sua orbita insolita. La distanza tra WASP-76b e la sua stella madre è 10 volte inferiore alla distanza tra Mercurio e il Sole. Ecco perché la stella e l'enorme pianeta sono in rotazione sincrona. Un lato di WASP-76b è sempre rivolto verso la stella, mentre l'altro è sempre nero come la pece. Questo esopianeta blu brillante si trova a 62 anni luce dalla Terra. Un po' più grande di Giove, questo esopianeta ha un'aria calma e pacifica. Il suo colore blu potrebbe ricordarti il nostro pianeta natale, ma questo aspetto familiare nasconde una natura tremenda. Questa bella tonalità deriva dagli atomi di silicato e dalle particelle che compongono l'atmosfera. Ma la velocità del vento sul pianeta può raggiungere gli 8689 km orari, ovvero 7 volte la velocità del suono. La temperatura lì può salire fino a 87 gradi centigradi, ma questa non è la cosa peggiore. In questo mondo bizzarro piove vetro, in obliquo per giunta. Quindi diciamo che non è il luogo in cui vorresti trascorrere le vacanze, ecco. Il nostro sistema solare potrebbe avere qualche altro pianeta nascosto da qualche parte. Sono 8 i pianeti ufficialmente riconosciuti, ma non sono gli unici sopravvissuti alla caotica formazione del nostro sistema solare 4,5 miliardi di anni fa.
Gli astronomi affermano che esistono tre categorie di pianeti nel nostro sistema solare. Noi siamo nella prima. Raccoglie i quattro pianeti rocciosi interni che orbitano intorno al Sole. Si trovano all'interno della fascia degli asteroidi che separa Marte da Giove. Quest'ultimo rientra nella seconda categoria, i pianeti del sistema solare esterno, i giganti gassosi. Questi pianeti hanno enormi quantità di ghiaccio e gas che avvolgono quelli che gli scienziati ritengono essere i loro nuclei rocciosi. Il terzo gruppo si trova oltre la zona dei pianeti nostrani, da qualche parte oltre Nettuno. È la zona dove si trovano pianeti nani come Plutone, Eris e Sedna e molti altri corpi spaziali più piccoli, come le comete. Alcune nuove scoperte, però, suggeriscono che potrebbe esserci qualcos'altro oltre ai pianeti nani e ai piccoli corpi spaziali, forse anche un nuovo pianeta. I modelli elaborati dagli scienziati dicono che il nostro sistema solare esterno aveva uno o più pianeti rocciosi, delle dimensioni di Marte o della Terra. Nel tempo hanno interagito con gli enormi campi gravitazionali dei nostri giganti gassosi, che li hanno spinti in un'orbita lontana dal Sole. È plausibile pensare che uno di quei pianeti delle dimensioni di Marte sia sopravvissuto e stia orbitando da qualche parte nello spazio profondo? Gli scienziati hanno simulato le interazioni planetarie per capire cosa possa essere successo. I modelli hanno mostrato che nella metà dei casi in cui i pianeti interagiscono con la forza di gravità dei giganti gassosi, vengono espulsi nello spazio interstellare. Della metà rimanente fa parte un pianeta interstellare, rimasto intrappolato in un'orbita simile a quella degli oggetti nella fascia di Kuiper. Ora resta solo una cosa da fare, trovarlo. Gli astronomi hanno trovato il pianeta più solitario dell'universo. Stavano cercando delle lontane stelle nane brune, o stelle fallite, quelle che non diventano mai abbastanza massicce per brillare. Una stella ha una grande massa e, di conseguenza, una forte autogravità. La stella si compatta su se stessa, causando alte temperature interne ed emettendo luce. Invece hanno trovato un vagabondo solitario. Questo corpo celeste ha tra i 50 e i 120 milioni di anni e una temperatura superficiale di 400 gradi centigradi, più freddo delle normali stelle. Originariamente gli scienziati pensavano che potesse essere una nana bruna, ma in questo caso avrebbe dovuto essere più vecchio. Il pianeta, slegato da qualsiasi stella, fluttua nello spazio, passando a soli 130 anni luce dal nostro pianeta. La nostra galassia, la Via Lattea, è larga 100.000 anni luce, quindi è relativamente vicino. Il pianeta solitario è in realtà un gigante gassoso, con una massa 4-7 volte maggiore rispetto a quella di Giove. Forse è stato espulso dal proprio sistema solare a causa delle interazioni gravitazionali o perché è entrato nell'orbita di un altro pianeta, oppure si è formato lontano dalla sua stella madre. Molto oltre i margini del nostro sistema solare c'è un corpo spaziale grande circa quanto Plutone, ma un po' più freddo e molto più denso. È probabilmente un grande corpo roccioso coperto da un sottile mantello ghiacciato. Stiamo parlando del pianeta nano Eris. Sia Plutone che Eris occupano la fascia di Kuiper, il lontano anello di corpi spaziali che si trova oltre Nettuno. Su Eris un giorno dura 25,9 ore, quasi come quello terrestre. Ma Eris gira intorno al nostro Sole a una distanza che è tre volte quella di Plutone. Il suo anno, quindi, è piuttosto lungo ed equivale a 557 anni terrestri. Eris ha una superficie luminosa e ghiacciata, tale da essere uno dei corpi più riflettenti del nostro sistema. Circa il 95% della luce che lo colpisce viene riflessa. Da qualche parte là fuori, ancora più lontano, esiste una versione super di Saturno. Si tratta di un esopianeta, diverse volte più grande di Giove o Saturno. Questo gigante orbita intorno a una stella diversa dal nostro Sole e si trova a 434 anni luce dalla Terra. È l'unico esopianeta che conosciamo che ha degli anelli simili a quelli di Saturno. In realtà ha un sistema di anelli enorme, 200 volte più grande di quelli di Saturno. Possiamo contare più di 30 anelli, ognuno con un diametro di decine di milioni di chilometri. Gli anelli sono intervallati da spazi vuoti, il che significa che potrebbero esserci dei satelliti interessanti, delle lune extrasolari nei paraggi. Se questo super Saturno fosse al posto del nostro, i suoi anelli dominerebbero il nostro cielo. Potremmo guardare in alto e vederli con estrema facilità. La vista sarebbe incredibile perché apparirebbero molto più grandi della luna piena. Gli scienziati hanno trovato migliaia di pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Alcuni sono densi come il ferro, altri sono più gassosi e leggeri.
E poi troviamo un mondo acquatico, liquido e gassoso, più grande della Terra e più piccolo di Urano, a 40 anni luce da noi. È un pianeta oceano, avvolto in una spessa atmosfera, grande 2,7 volte la Terra e quasi 7 volte più pesante. Molto probabilmente si è formato in qualche area remota dello spazio, vicino alla sua stella, e successivamente è migrato fino a dove si trova oggi. La sua temperatura superficiale è di 230 gradi centigradi, una temperatura troppo alta per ospitare la vita come sulla Terra. Ha anche molta meno roccia e molta più acqua del nostro pianeta. Immagina un pianeta senza Terra, solo oceani infiniti che coprono tutta la superficie. Le alte pressioni e temperature modificherebbero le fasi fisiche dell'acqua, formando acqua superfluida o ghiaccio caldo. Alcuni strati della materia che non possiamo ammirare sul nostro pianeta. L'IESE 436b è un esopianeta delle dimensioni di Nettuno, distante 30 anni luce dal nostro pianeta. Il suo periodo di rivoluzione intorno alla sua stella è di 2 giorni. Questo pianeta sfida le leggi della fisica. Orbita intorno alla sua stella, più piccola, più fredda e meno luminosa del nostro Sole. Ha una distanza 15 volte inferiore rispetto a quella di Mercurio dal Sole. Quando pensiamo al ghiaccio, immaginiamo un cubetto preso dal freezer e messo in un bicchiere di succo. Questo pianeta ha una superficie ghiacciata, anche se la temperatura è di 526 gradi centigradi. La temperatura è al di sopra del punto di fusione, ma il ghiaccio rimane solido e caldissimo. Questo fenomeno accade a causa della fortissima gravità che comprime il vapore acqueo nell'atmosfera, creando del ghiaccio solido. La pressione non permette al ghiaccio di sciogliersi indipendentemente dal calore. Ora, immagina di essere su un pianeta misterioso e che improvvisamente iniziano a piovere zaffiri e rubini. Un lontano esopianeta, un gigante gassoso, distante 1000 anni luce, localizzato nella costellazione del Cigno, 16 volte più grande della Terra. Ha un clima particolare, con tempeste violente. Rubini e zaffiri vengono sparsi sul pianeta quando piove. Sul lato scuro del pianeta l'atmosfera è ricca di corindone, il componente principale delle gemme minerali come zaffiri e rubini. Le nuvole di corindone offrono uno spettacolo incredibile. Il pianeta è spesso attraversato da forti venti che si trasformano in potenti tempeste, in grado di spingere enormi masse nuvolose attraverso il pianeta. Anche se il pianeta è inabitabile, sarebbe bello andarci per raccogliere qualche gemma. Certo, il tempo è imprevedibile. In più le temperature superano i 2500 gradi centigradi. Come termine di paragone, Venere, il pianeta più caldo del nostro sistema solare, ha una temperatura di soli 475 gradi centigradi. Guardando verso lo spazio infinito, possiamo osservare un bel puntino blu. È un esopianeta distante 63 anni luce, nella costellazione della Volpetta. Ma è molto più caldo e più grande del nostro pianeta, circa le dimensioni di Giove, e completa l'orbita intorno alla sua stella in soli 2,2 giorni terrestri. Quell'orbita è così vicina che il pianeta è probabilmente bloccato in rotazione sincrona. Ciò significa che mostra sempre una sola faccia alla sua stella, come la nostra Luna mostra sempre un lato alla Terra. Il clima sul pianeta è estremo. I venti soffiano fino a 8700 km orari, circa 7 volte la velocità del suono. Sulla Terra il vento più forte ha raggiunto solo i 370 km orari. Ma c'è dell'altro. La pioggia qui non è composta da acqua, ma di vetro fuso. Le nuvole sono fatte di atomi e particelle di silicato, l'elemento che dona al pianeta il suo caratteristico colore blu cobalto. Sulla Terra gli oceani sono i responsabili del nostro colore. Una volta la Terra era viola, oggi, anche guardando il nostro pianeta dallo spazio, è possibile notare molto verde. Il verde che vediamo in natura esiste a causa della fotosintesi, il processo in cui le piante trasformano l'energia del sole in energia che usano per vivere e per produrre ossigeno. La parte principale del processo che dà alle piante il colore verde è la clorofilla. Molto tempo fa, al posto della clorofilla, c'era una molecola chiamata retinale. I suoi pigmenti assorbono la luce gialla e verde e la trasformano in rossa e blu. Per questo la Terra era viola. Per ultimo abbiamo un pianeta rosa, molto lontano da noi. 4 volte più massiccio di Giove, è un esopianeta di recente formazione. Infatti ha circa 160 milioni di anni. Per fare un confronto, la Terra ha 4,5 miliardi di anni. Se potessimo andarci, vedremmo un mondo incredibile che brilla grazie al calore sprigionato durante la sua formazione. Tutto ciò che vedremmo sarebbe colorato di magenta. Stai guardando il cielo notturno. Wow!
Per gran parte della nostra storia abbiamo cercato altre forme di vita tra queste stelle e i pianeti vicini. Anche lo spazio però ha occhi e forse c'è qualcuno là fuori che ci osserva. Gli scienziati sostengono che da almeno 29 pianeti lontani qualcuno potrebbe guardarci proprio in questo momento. Quindi sistemati e sorridi. Finora abbiamo identificato almeno 1715 sistemi stellari vicini nella Via Lattea che possono rilevare il nostro pianeta usando i normali telescopi. Queste stelle si trovano nella nostra galassia, quindi se dovessero puntare i loro telescopi verso il nostro Sole, prima o poi vedrebbero un piccolo punto che passa tra la nostra stella e l'osservatore, quello che in astronomia viene definito come transito. È un metodo usato in astronomia per individuare i pianeti. Si possono osservare i fenomeni di transito direttamente a casa con un telescopio. Devi puntarlo verso il Sole e aspettare. Noterai Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, visibile come un piccolo punto. Il transito di Mercurio può durare circa 5 ore. Questo fenomeno accade circa 14 volte in un secolo. Potrai osservare il prossimo transito il 13 novembre 2032. Segnalo sull'agenda. Allo stesso modo puoi osservare Venere, il secondo pianeta dal Sole. Ma poiché è più lontano, i suoi transiti sono meno frequenti. Gli ultimi sono avvenuti nel 2004 e nel 2012. La prossima coppia di transiti è prevista nel 2117 e nel 2125. Quindi i sistemi stellari osservati dalla Terra hanno a loro volta la possibilità di osservare il nostro pianeta. Ma i telescopi a lungo raggio funzionano un po' diversamente. In realtà, l'osservatore non vedrà un punto nero con il Sole sullo sfondo. Il telescopio misurerà la luminosità della nostra stella. Quando la Terra inizierà il suo transito tra il Sole e l'osservatore, il telescopio registrerà un leggero calo della luminosità della stella, perché il nostro pianeta bloccherà il percorso dei raggi del Sole. I lontani scienziati delle civiltà extraterrestri potranno calcolare questo calo di luminosità e determinare le dimensioni del nostro pianeta. Ma non tutti gli oltre 1700 sistemi stellari potrebbero avere forme di vita extraterrestre. Gli scienziati hanno ristretto il campo a 29 pianeti vicino ad alcune di queste stelle, pianeti potenzialmente abitabili. Ciò significa che hanno dimensioni simili a quelle della Terra e si trovano all'interno della zona abitabile della loro stella, ovvero non troppo vicini, dove il calore non è eccessivo per delle potenziali forme di vita, per intenderci una zona in cui l'acqua non evapora come in una pentola bollente, e nemmeno troppo lontani, dove il freddo li congela in ghiaccio. Dato che l'acqua è la base della vita, possiamo supporre l'esistenza di una qualche forma di vita laggiù. Teoricamente, questi pianeti potrebbero aver visto transiti della Terra negli ultimi 5.000 anni, quindi mentre noi costruivamo le piramidi di Giza o Stonehenge, una civiltà extraterrestre potrebbe averci osservato. Uno di questi pianeti è a soli 11 anni luce da noi. Si trova vicino alla stella Ross 128, una nana rossa nella costellazione della Vergine. È un esopianeta grande circa il doppio della Terra, in orbita proprio nella zona abitabile della sua stella. Teoricamente, gli abitanti di questo pianeta avrebbero potuto osservare la Terra transitare regolarmente davanti al Sole per circa 2000 anni. Ma 900 anni fa, il pianeta ha perso la sua posizione e non può più continuare l'osservazione. L'altro pianeta che può vedere il transito terrestre davanti al Sole è a 12,5 anni luce di distanza, vicino alla stella chiamata Tea Garden. La finestra per osservare il nostro pianeta si aprirà lì tra circa 29 anni. Puntiamo molto sul sistema stellare TRAPPIST-1, che ospita almeno 7 esopianeti, un po' come il nostro sistema solare. 4 di essi si trovano nella zona abitabile della stella, ma non potranno iniziare a osservare la Terra prima di 16 secoli a partire da oggi. Per fortuna possiamo già entrare in contatto con questi pianeti. La loro relativa vicinanza gli consente di captare i nostri segnali radio. Le onde radio possono viaggiare nello spazio alla velocità della luce. Il nostro pianeta emette continuamente segnali radio dal 1895. Nello spettro radio siamo dei vicini abbastanza rumorosi. Se esistesse un pianeta con una civiltà intelligente, nel raggio di 125 anni luce da noi, il nostro rumore radio li avrebbe già raggiunti.
L'unico problema è che ci vorrebbe circa lo stesso tempo per ottenere una risposta da quella civiltà. L'altro problema della radio è che qualsiasi civiltà la userebbe per un periodo relativamente breve. Ora, sulla Terra usiamo più il Bluetooth e le fibre ottiche, tranne forse per le informazioni sul traffico. Con il tempo, tutto il rumore radio che creiamo scomparirà. Inoltre, la comunicazione radio presuppone che una civiltà extraterrestre sia abbastanza avanzata da utilizzare questa tecnologia. Ma chissà, forse nello spazio ci sono forme di vita diverse dalla nostra. I nostri segnali radio potrebbero già aver raggiunto quel pianeta, ma i suoi abitanti semplicemente magari non sono in grado di riceverli. Nel momento in cui queste forme di vita costruiranno antenne per ricevere il segnale, noi non lo emetteremo più. Ma non perdiamo la speranza. Continuiamo a inviare nello spazio anche segnali radio criptati per comunicare con civiltà extraterrestri. Nel 1974 abbiamo inviato il messaggio di Arecibo nello spazio interstellare. Se qualche civiltà riuscirà a decifrarlo, otterrà un rettangolo come questo. Contiene tutte le informazioni sull'umanità. In cima c'è il nostro sistema numerico, i numeri atomici e il nostro DNA, raffigurato più sotto. Poi l'essere umano. In basso c'è un diagramma del nostro sistema solare. La Terra, il terzo pianeta dal Sole, è leggermente rialzata. In questo modo la civiltà extraterrestre dovrebbe capire da quale pianeta proviene il messaggio. Qui c'è un diagramma del radiotelescopio Arecibo. C'è un'altra opzione per consegnare un messaggio a un pianeta lontano. Consegnarlo direttamente, magari usando una sonda spaziale. Lo abbiamo già fatto. Queste sono le sonde Voyager 1 e 2. Sono state lanciate nel 1977 e sono ancora operative. Nel 2012 la Voyager 1 è diventata il primo oggetto creato dall'uomo nello spazio interstellare. È diretta verso stelle lontane e porta un messaggio inciso su un disco d'oro. Il disco contiene saluti in 55 lingue diverse, musica da diverse parti del nostro pianeta e suoni, come il rumore dell'oceano, voci umane e versi di animali. Inoltre, ci sono 116 immagini sul disco, di persone e paesaggi terrestri. In queste immagini sono contenute delle informazioni sul Sole e sul nostro DNA. La custodia del disco contiene le istruzioni e una puntina per riprodurlo. È presente anche una mappa delle pulsar della nostra galassia, in modo che gli astronomi di una civiltà extraterrestre possano trovare il nostro sistema solare. Il principale svantaggio di inviare un messaggio in questo modo è il tempo. Voyager 1 raggiungerà la sua prima fermata, la stella Gliese 445, tra 40.000 anni. La Voyager 2 raggiungerà la stella Ross 248 in 42.000 anni. Tra circa 296.000 anni passerà Sirio, la stella più luminosa del cielo notturno. Inoltre, una civiltà extraterrestre potrebbe anche individuarci usando calcoli e formule. Basta una piccola osservazione del Sole. Nei sistemi stellari con pianeti, la stella non è ferma, ma ruota intorno a una piccola orbita. Questo perché la stella attrae i pianeti, ma anche i pianeti hanno la loro gravità e oppongono resistenza. Queste interazioni spostano leggermente la stella, facendola orbitare. Una civiltà extraterrestre potrebbe calcolare questo spostamento del Sole e determinare la massa dei pianeti vicino alla stella. Usando questo metodo, gli astronomi sono riusciti a trovare 548 esopianeti. Supponiamo di aver preso contatto con una civiltà extraterrestre vicino alla stella più vicina, Proxima Centauri. Lì è presente un esopianeta, ma le radiazioni della stella distruggerebbero qualsiasi forma di vita. Immaginiamo come sarebbe ricevere un messaggio di risposta. Sarebbe la chat più lenta della storia, perché il nostro messaggio impiegherebbe 4,2 anni per raggiungere il pianeta. Dopodiché dovremmo aspettare altri 4,2 anni per la risposta. E questo solo per mettersi d'accordo su dove incontrarci. La civiltà aliena non sa lanciare sonde nello spazio, quindi dobbiamo fare noi il primo passo. Anche se Proxima Centauri è la stella più vicina al Sistema Solare, ci vogliono circa 73.000 anni per arrivarci con un razzo convenzionale. Dovremmo quindi imparare a viaggiare alla velocità della luce, ma anche così impiegheremmo sempre i famosi 4,2 anni. Immagina se trovassimo vita extraterrestre dall'altra parte della Via Lattea. La nostra galassia è larga 100.000 anni luce. Il viaggio da un bordo all'altro richiederebbe 100 millenni.
abbiamo a disposizione due opzioni: imbrogliare le leggi della fisica o trasferire tutta la civiltà umana in una gigantesca astronave che viaggerà di stella in stella per migliaia di anni. E dopo essere stata lanciata dalla Terra, solo i bis e molti altri bis nipoti del primo equipaggio potranno vedere un altro sistema stellare dall'oblò. Ehi, puoi spostare la testa? Vorrei vedere fuori dal finestrino. Stiamo viaggiando nello spazio alla velocità della luce. Dalla Terra a questa velocità impiegheremmo 8 minuti per raggiungere il Sole. Per raggiungere la nostra vera destinazione impiegheremmo comunque 35 anni. In confronto, un razzo convenzionale impiegherebbe circa 600.000 anni per fare lo stesso viaggio. Eccoci arrivati. Abbiamo raggiunto un sistema stellare incredibilmente simile al nostro. Gli scienziati sospettano che da queste parti potrebbero esserci forme di vita, proprio come sulla Terra. Una nana rossa, con una superficie e una massa di circa un terzo del nostro Sole, occupa il cuore di questo sistema. Ma la parte più interessante sono i pianeti che le orbitano attorno. Il primo di questi è L9859b. Le sue dimensioni sono a metà strada tra quelle della Terra e Marte. È molto leggero, la metà della massa di Venere, ma è impossibile trovare forme di vita su questo pianeta roccioso. A causa della sua vicinanza alla stella, le temperature sono veramente estreme, quasi 100 gradi centigradi in più rispetto alla temperatura massima del tuo forno. Il pianeta compie un giro completo intorno alla sua stella ospite in soli 2 giorni, rispetto ai 365 della Terra, e riceve 22 volte più energia di quella che noi riceviamo dal Sole. Quindi non solo fa caldo lì, ma arrivano anche moltissime radiazioni pericolose. Il pianeta successivo si trova a 4,6 milioni di chilometri dalla nana rossa, circa 13 volte più vicino rispetto alla distanza tra Mercurio e il Sole. Il pianeta compie un giro completo intorno alla stella in 3,7 giorni. Ma la cosa interessante è che è il 30% più grande della Terra e 2 volte più pesante, quindi appartiene alla classe dei pianeti Super Terra. Tali pianeti possono essere ricchi di acqua allo stato solido, metano e idrogeno, ovvero alcuni degli elementi necessari per l'esistenza della vita. Molti scienziati credono che su tali pianeti possano vivere civiltà extraterrestri, ma a causa della sua massa, questo pianeta ha un'elevata forza gravitazionale. Queste civiltà potrebbero quindi non essere in grado di esplorare lo spazio, perché è più difficile uscire dalla trappola gravitazionale di un pianeta super Terra. Tuttavia, in questo specifico pianeta non è possibile incontrare forme di vita aliene, perché è comunque troppo vicino alla nana rossa. Proprio come nel nostro sistema solare, i 2 pianeti più vicini sono troppo caldi, ma il terzo pianeta sembra promettente. L9859d, circa 2 volte più pesante della Terra e il 50% più grande. Gli scienziati hanno calcolato che circa un terzo della sua massa potrebbe essere acqua. Per fare un confronto, la massa di tutta l'acqua sulla Terra è solo lo 0,02% del totale. La presenza di acqua è la condizione principale per la nascita della vita e possiamo solo immaginare dove potrebbe essere quell'acqua. Magari sulla superficie, anche se con le alte temperature, gli oceani potrebbero trasformarsi in gigantesche nuvole di vapore. L'acqua però può essere anche contenuta nelle falde poco sotto la superficie. Beh, non possiamo ancora saperlo con certezza. Passiamo al prossimo pianeta del sistema stellare. Il pianeta appena scoperto è della classe Super Venere, L9859e. È un pianeta roccioso grande 3 volte la Terra. La classe Super Venere significa che il pianeta è abbastanza pesante da avere un'atmosfera, ma le condizioni lì sono più simili a quelle di una serra. L'atmosfera è formata da diversi gas. I raggi stellari li attraversano fino alla superficie del pianeta, si riflettono su di essa e rimbalzano verso l'alto. I gas più densi li trattengono nell'atmosfera, facendo diventare il pianeta sempre più caldo. Questo è l'effetto serra che cerchiamo in tutti i modi di evitare sulla Terra. Inoltre, il vento stellare trasporta vapore acqueo, combinato con altri elementi, dagli strati superiori dell'atmosfera allo spazio esterno. La vita non può esistere su un tale pianeta, né potrebbe mai avere origine, proprio come succede sul suo pianeta gemello, Venere. Finora, tutti i pianeti che abbiamo esaminato sono al di fuori della zona abitabile della nana rossa. Questa invece è la zona ideale, a una distanza perfetta dalla stella, non troppo vicino in modo che il pianeta non sia troppo caldo e che l'acqua non evapori all'istante, ma non troppo lontano in modo che il pianeta non sembri un freddo deserto. I pianeti B, C, D ed E sono troppo vicini alla stella ospite.
Esiste però un ipotetico pianeta F in questo sistema stellare, situato proprio in quest'area fortunata. Questo candidato super Terra è 2,5 volte più pesante del nostro pianeta natale. Abbiamo una speranza che sia un pianeta roccioso, proprio come gli altri pianeti di questo sistema stellare. Il peso del pianeta F è sufficiente per garantirgli un'atmosfera densa. La temperatura sulla sua superficie dovrebbe essere compatibile con la presenza di acqua in forma liquida. Il pianeta compie un giro completo intorno alla sua stella ospitante in 23 giorni, il che significa che è capodanno ogni 3 settimane. Non è molto probabile, però, che ci sia qualcuno che possa festeggiarlo. Infatti, l'esistenza stessa di questo pianeta è molto dubbia, perché non abbiamo ancora prove dirette. Tutti gli altri pianeti sono stati scoperti con il metodo del transito, che consiste nel puntare i telescopi direttamente verso una stella per osservare i cambiamenti di luminosità. Ad un calo nella luminosità della stella corrisponde il passaggio di un pianeta tra noi e la stella, come questo punto. Abbiamo un breve periodo di tempo, mentre il pianeta è sullo sfondo della stella, per determinarne le dimensioni e la velocità. A volte possiamo osservare tali transiti di Mercurio e Venere sul disco solare. Esistono almeno 29 pianeti potenzialmente abitabili nello spazio lontano, in grado di monitorare allo stesso modo la Terra. Circa 1715 stelle nel raggio di poche centinaia di anni luce sono posizionate alla perfezione. Ogni stella ha dei pianeti intorno a sé, ma solo 29 si trovano nella zona abitabile. Quindi potrebbe davvero esserci vita e una civiltà extraterrestre intelligente nello spazio. Se così fosse, potrebbero puntare i loro telescopi verso il Sole e vedere un piccolo punto passare attraverso il disco solare. Non è escluso che qualcuno possa aver fatto queste osservazioni negli ultimi 5.000 anni. Durante tutto questo tempo avrebbero visto la nascita e l'evoluzione della nostra civiltà. Inoltre questi pianeti sono abbastanza vicini da captare i nostri segnali radio e persino le trasmissioni televisive, ma funziona in entrambi i sensi. I segnali radio viaggiano nello spazio alla velocità della luce. Abbiamo acquisito questa tecnologia circa 100 anni fa, quindi se c'è davvero una civiltà là fuori da qualche parte, dovremmo captare anche i loro segnali. Finora però non è successo. Non abbiamo prove dell'esistenza di vita su questi pianeti. La scoperta di un sistema stellare come L9859 è molto importante per noi, perché siamo sempre alla ricerca di vita al di fuori del nostro sistema solare. I pianeti di classe Superterra sono ancora più adatti all'origine della vita del pianeta Terra stesso. Tali pianeti sono talvolta chiamati superabitabili. Alcuni scienziati ritengono che la Terra sia un buon posto per la vita, ma non il migliore. I pianeti superabitabili dovrebbero essere il 30% più grandi della Terra e 2 volte più pesanti. Questo creerebbe una gravità più forte, che renderebbe l'atmosfera del pianeta più densa e con una maggiore concentrazione di ossigeno. A sua volta, aumenterebbe la temperatura media sul pianeta, portandola a 25 gradi centigradi. Tutta la natura ne beneficerebbe. Inoltre, la maggiore gravità renderebbe la superficie del pianeta più piatta, il che comporterebbe un maggior numero di oceani e renderebbe la vita acquatica più diversificata. Anche la stella centrale gioca un ruolo molto importante. Dovrebbe essere più piccola del Sole, perché più grande è la stella, più combustibile brucia. Ciò significa che la durata della vita di queste stelle è molto più breve. Per esempio, la vita del Sole è di circa 10 miliardi di anni. Una nana rossa può vivere fino a 30 miliardi di anni. Più tempo, più opportunità per la nascita della vita e l'evoluzione. Finora gli scienziati hanno scoperto 24 di questi pianeti, ma questo non implica la presenza di forme di vita. Alcuni scienziati credono che ci siano almeno 36 civiltà avanzate nella nostra galassia oltre alla Terra. Hanno setacciato la mappa stellare per trovare mondi simili. Per prima cosa hanno individuato delle stelle che assomigliassero al Sole in un gruppo di circa 100 miliardi di stelle in tutta la galassia. Dopodiché hanno selezionato quelle ricche di ferro. Queste stelle bruciano a una temperatura perfetta e aiutano i pianeti intorno a creare un nucleo di ferro, diventando simili alla Terra. Da questo gruppo hanno scelto quelle relativamente giovani, perché quando diventano più vecchie si espandono e assorbono i pianeti intorno a loro, oppure li bruciano. Un'ultima cosa. Da questo mucchio hanno individuato quelli nella zona abitabile della stella. E voilà! Ecco 36 mondi che potrebbero essere abitati da qualche civiltà sconosciuta. Ma non lo sapremo con certezza finché non ci metteremo in contatto con loro. È lì, finalmente lo vedo, per la prima volta nella mia vita. Un corpo grigiastro, lontano nel cielo, nascosto tra le nuvole, delle dimensioni di un quarto di una luna piena.
non sarà lì per molto. È apparso l'ultima volta 33 anni fa e dovremo aspettare altri 33 anni per vederlo di nuovo. Tellus, il misterioso pianeta che l'umanità deve ancora scoprire bene. Per molto tempo la Terra è stata l'unico pianeta nella sua orbita circolare intorno al centro del nostro sistema solare, il Sole. Il nostro sistema solare era un luogo abbastanza stabile. Giove, Saturno, Marte e gli altri pianeti si comportavano tutti in modo prevedibile, sempre sulle stesse orbite. Fino a quando, qualche tempo fa, è successo qualcosa di inaspettato. Un altro pianeta è entrato nell'orbita della Terra. Nessuno sa da dove venisse esattamente, dato che non era uno degli altri 7 pianeti del nostro sistema solare. Gli scienziati usavano dispositivi avanzati per tracciare asteroidi, meteoriti e altri corpi spaziali. Ovviamente rimasero terrorizzati quando notarono un corpo sferico di quelle dimensioni venire improvvisamente verso di noi a grande velocità. All'inizio ritenevano che fosse un enorme asteroide e temevano un impatto con il nostro pianeta. L'umanità era ormai preparata al peggio, non era più possibile deviare la traiettoria dell'oggetto spaziale. Ma quando l'enorme corpo si è avvicinato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, ovvero la distanza media tra la Terra e il Sole, ha improvvisamente cambiato direzione. Ora sappiamo che quell'oggetto era molto simile per dimensioni alla Terra. Il corpo orbitante deve soddisfare 3 criteri per essere chiamato pianeta. Deve essere una sfera perfetta, orbitare intorno al Sole e non può orbitare intorno a nessun altro corpo come un altro pianeta. Deve anche avere un'orbita libera da qualsiasi protopianeta, planetesimi o altri concorrenti planetari. Gli scienziati stanno seguendo l'orbita del nuovo pianeta che poi chiamarono Tellus, che in latino significa Terra. Quando entrò nell'orbita della Terra, fu come se le loro forze gravitazionali fossero state stravolte. I due pianeti crearono un'orbita completamente nuova, a forma di ferro di cavallo. Con questa orbita, i pianeti potevano trovarsi nella stessa zona intorno al Sole. Ciò significa che non si muovono seguendo un'orbita circolare intorno a una stella, ma ogni pianeta si muove lungo il bordo di una specie di pista a forma di ferro di cavallo, disposte una di fronte all'altra, come due metà di un anello spezzato. Prendiamo per esempio Saturno e le sue due lune. Le loro orbite disegnano intorno a Saturno delle traiettorie a ferro di cavallo a una distanza di circa 150.000 km, oltre i suoi anelli principali. La distanza minima è di 15.000 km. Per anni i giornali non hanno parlato di altro. All'inizio era scoppiato il caos perché nessuno aveva preventivato come sarebbero finite le cose. Pochissimi continuavano ad andare a scuola, al lavoro, all'università. Tutti aspettavamo indicazioni su cosa fare. La gente all'inizio era molto spaventata, ma successivamente lo stupore è passato quando abbiamo scoperto che questo pianeta è simile alla Terra, il che significa che potremmo avere nuovi amici. Gli scienziati credono che Tellus condividesse l'orbita con qualche altro pianeta sconosciuto in un altro sistema solare. Nel nostro sistema solare non abbiamo mai avuto due pianeti che condividessero la stessa orbita. È plausibile che possa succedere in un altro sistema solare. Il pianeta più giovane avrebbe potuto essere spinto verso una destinazione sconosciuta o addirittura essere spinto nel Sole a causa dell'interazione di due forze gravitazionali. Quando due pianeti si attraggono, potrebbero iniziare a muoversi l'uno verso l'altro e bam! Scatenare una grande collisione. Oppure potrebbero condividere con successo la loro orbita, formando un percorso a ferro di cavallo, come è successo con la Terra e Tellus. Non è la prima volta che succede alla Terra. Facciamo un salto indietro di 4,5 miliardi di anni, quando il sistema solare esisteva solo da poche decine di milioni di anni. C'era un oggetto spaziale grande come Marte che si muoveva verso il nostro pianeta e arrivò a sbatterci contro. Una teoria afferma che la Terra attirò i detriti di quel pianeta nella sua orbita e quei pezzi formarono la Luna che vediamo oggi. La collisione ha probabilmente causato la riemersione delle terre. Le rocce più antiche che abbiamo trovato sul nostro pianeta sono ancora più giovani di alcuni meteoriti che abbiamo trovato. Probabilmente anche Urano è stato testimone di un'enorme collisione. Miliardi di anni fa,
un oggetto spaziale almeno due volte più grande della Terra, si avvicinò molto al giovane Urano, un gigante gassoso. I due corpi si scontrarono con una forza così potente da far spostare Urano su un fianco. Il pianeta sopravvisse allo scontro, ma da allora ruota su un fianco, diversamente da qualsiasi altro pianeta del nostro sistema solare. Il primo sistema solare si è creato perché una forza gravitazionale ha riunito una nube di gas e polvere in un luogo caotico, dove i detriti sbattevano costantemente contro i pianeti che stavano crescendo e formandosi in quel momento. Due pianeti difficilmente possono condividere la stessa orbita, perché questa condivisione non garantisce alcuna stabilità. Un'orbita quasi stabile, che tecnicamente significa nessun ordine, tutto è instabile, è il motivo per cui non possiamo essere completamente tranquilli con Tellus, anche se la situazione è sotto controllo. Non significa che la collisione avverrà subito, possono passare anche miliardi di anni. Esistono delle zone di spazio, chiamate punti di Lagrange, numerati da 1 a 5, attraverso i quali viene spiegato che la gravitazione di qualche pianeta e del Sole si annulla in alcuni punti specifici. Considerando le masse di un solo pianeta e del Sole, tutti e tre i corpi possono muoversi in un'orbita prevedibile per sempre. Ma di questi 5 punti, solo 2 sono stabili. Qualsiasi cosa succeda negli altri 3 causerà problemi. Inoltre due di essi, L4 e L5, sono punti nei quali si raggruppano gli asteroidi. I giganti gassosi ne hanno migliaia, mentre il nostro pianeta ne ha solo uno, l'asteroide 3753 Cruigna, con un'orbita quasi stabile con la Terra. Non rimarrà stabile per sempre, ma se fosse così, due pianeti potrebbero condividere le orbite. I giorni sono un po' più lunghi ora, anche l'anno è più lungo. Non possiamo fare affidamento sul calendario perché le condizioni sono ancora in evoluzione. I pianeti si stanno ancora adattando alla nuova orbita. Il clima è lo stesso per ora, probabilmente simile a quello su Tellus, dato che siamo nello stesso disco intorno al Sole. Abbiamo scoperto che è abbastanza simile alla Terra e ha condizioni simili, il che significa che forse potremo viverci in futuro. Il pianeta raggiunge il punto più vicino a noi ogni 33 anni, dopodiché ritorna dietro il Sole. Mentre stavamo lentamente raccogliendo dati sulle condizioni, ipotizzando di trasferirci lì, è successo qualcosa di incredibile. Per la prima volta abbiamo iniziato a ricevere messaggi dallo spazio. Viaggiavano su frequenze radio in una lingua sconosciuta. Attualmente stiamo cercando di decifrare questi messaggi e, allo stesso tempo, ci stiamo preparando per la prima visita. Crediamo che chiunque sia là fuori venga in pace. Hanno fatto molta strada per arrivare fino al nostro sistema solare. Oggi è il giorno in cui visiteremo Tellus per la prima volta. Infatti, le astronavi che atterreranno sul pianeta da un momento all'altro sono decollate 9 giorni fa. I giornalisti sono pronti, la gente applaude, le telecamere sono accese. Stiamo tutti aspettando. Oggi Tellus è nel punto più vicino e non rimarrà lì per molto tempo, probabilmente un paio di giorni. Quindi non avremo molto tempo per esplorarlo e vedere chi c'è. Spero che saremo in grado di incontrare spesso i nostri vicini. Sarebbe interessante fare nuovi amici, collaborare, viaggiare per vedere nuovi posti. Finora abbiamo visto solo alcune foto che gli scienziati hanno scattato da lontano. Sembra che gli abitanti di Tellus abbiano molta acqua. I ricercatori credono che ci siano molte cascate, laghi, molto più profondi e larghi dei nostri, e che forse nascondono alcune magnifiche creature sconosciute sulla Terra. Probabilmente esisteranno anche delle formazioni vulcaniche o qualcosa di più grande del Monte Olympus su Marte, il più grande vulcano che abbiamo trovato nel nostro sistema solare, grande quanto l'Arizona, circa 600 km di diametro. Probabilmente troveremo dei venti super forti come accade su Venere, con venti 50 volte più veloci della sua rotazione. Chissà se c'è ghiaccio formato da acqua, una materia che esiste in tutto il nostro sistema solare, anche nei crateri in ombra sulla Luna e Mercurio. Forse Tellus muterà le sue dimensioni, come succede con Mercurio, che ha formazioni tettoniche superficiali relativamente piccole. Questo porta a credere che si stia lentamente ma costantemente riducendo. Tellus probabilmente avrà montagne alte come Plutone, che non è un pianeta, ma ha delle impressionanti montagne ghiacciate alte 3300 metri. Comunque, oggi è il giorno in cui lo scopriremo. Augurarci buona fortuna.
sei su un aereo diretto a un'importante convention di astronomia. Quando noti qualcosa fuori dal finestrino che eclissa il sole, sputi il tuo caffè e tutti quanti voi passeggeri osservate la scena increduli. Poi noti che ha degli anelli tipo Saturno. Dovevi andare in Giappone, ma sei costretto ad atterrare in California. Non appena atterri, guardi il cielo e vedi altre gigantesche strutture simili a pianeti che stanno fluttuando nel cielo. Tutti scattano delle foto e cercano di capire cosa stia succedendo. All'improvviso vedi un'enorme palla di fuoco vicino all'aeroporto. Tutti quanti cercano riparo, ma per fortuna cade sulla pista dove non c'è nessuno. La cattiva notizia è che non vi è più alcuna pista per far atterrare gli aerei. Tutti cercano di stare al riparo mentre vedete altri oggetti apparire nel cielo. Tutte le comunicazioni si sono interrotte dal momento in cui sono apparsi questi grandi oggetti. Senti alcuni scienziati dire che questi enormi oggetti sono i pianeti del Sistema Solare che ora si trovano vicino alla Luna. Mercurio e Venere assomigliano a delle lune, ma Saturno occupa molto spazio nel cielo. Parli con gli scienziati e gli dici che sei un astronomo. Ti invitano ad andare con loro in Antartide all'osservatorio del Polo Sud. Hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile per risolvere questo mistero. Sali su una nave diretta in Antartide. Il mare è molto agitato nonostante il tempo sia sereno. Dopo pochi giorni arrivi finalmente sul continente e sali su una motoslitta fino alla stazione di Amundsen Scott del Polo Sud. Qui, insieme a un gruppo di scienziati, scoprirete che cosa sta succedendo. Non eri preparato alle temperature così gelide, anche se è luglio. Arrivi alla stazione e vedi che gli scienziati sono molto impegnati tra svariate scartoffie e parlano tra loro di pianeti che orbitano intorno all'atmosfera. Arrivi nella sala conferenze, dove il capo ti spiega che sta succedendo. Uno ad uno i pianeti si stanno avvicinando sempre di più, fino ad allinearsi con la Luna, ma ancora non sanno perché né come. Venere è stato il primo e ora si sta avvicinando Saturno. La Luna si trova a circa 386.000 km di distanza dalla Terra e influenza le nostre maree con la sua attrazione gravitazionale. Poiché l'acqua è meno densa del suolo, vediamo l'effetto sulle maree. L'alta marea si verifica quando la Terra viene tirata verso la Luna. E poiché gli altri pianeti si stanno avvicinando, l'attrazione gravitazionale sta cambiando in modo irregolare. Tra un paio d'ore, Saturno sarà alla stessa distanza della Luna. Ti dirigi verso il grande telescopio e osservi i pianeti. Qualsiasi aereo o elicottero non potrà più volare e non avrà la tecnologia radar adeguata a riuscirci. Mentre osservi lo spazio, noti che Marte si sta avvicinando alla Terra. Ti dicono che le onde di marea si stanno alzando sempre di più e alcune nazioni insulari verranno spazzate via. Per fortuna sono già stati tutti evacuati. E dopo Marte, noti che anche Nettuno si sta avvicinando. Riesci a sentire la fluttuazione nella gravità terrestre. Riferisci allo scienziato capo che l'unico modo per sopravvivere è costruire rapidamente dei bunker lontani dalle rive, che possano ospitare molte persone, e bisogna realizzarli prima che gli altri pianeti si avvicinino. Ben presto arrivano dei team di ingegneri e iniziano a costruire. Ondate di sopravvissuti arrivano e si sistemano nei bunker appena costruiti. I pianeti si avvicinano sempre di più. Marte e Nettuno si sono già fermati accanto a Mercurio, Venere e Saturno. Plutone e Urano sono ora visibili a occhio nudo e si stanno avvicinando alla Terra. L'attrazione gravitazionale sta sfuggendo di mano. Ogni volta che qualcuno passa sopra, la neve nel deserto antartico fluttua per diversi secondi. Puoi saltare molto più in alto adesso. Ora è notte, ma il cielo non è scuro come sempre. I pianeti riflettono molta più luce solare rispetto alla Luna e ora è appena visibile. Se si osserva il cielo attentamente, si vedono comete e meteoriti vicino all'atmosfera. Alcuni precipitano su Marte e Nettuno. Sono ben visibili dalla Terra. Nell'atmosfera terrestre ci sono anche degli altri detriti spaziali, ma tu noti qualcosa di strano. I pianeti ora sono in orbita attorno a Saturno. Ricontrolli i tuoi dati e scopri che i pianeti sono tutti allineati con l'orbita di Saturno. Questo perché la sua massa è la più potente. Gli anelli di Saturno sono costituiti da particelle di ghiaccio, alcune grandi come autobus e altre minuscole come sassi.
Ma questi anelli ora si stanno scontrando con gli altri pianeti. All'inizio nessuno si accorge dello spostamento dell'orbita, ma poi tutto cambia. Si innescano terremoti e i vulcani si riattivano. Questo è il motivo per cui tutti, incluso te, fate i bagagli e vi preparate a fuggire. In Antartide ci sono tanti vulcani nascosti sotto il ghiaccio. Alcuni sono sotterranei, mentre altri sono in superficie. L'attrazione gravitazionale di Saturno è molto più forte di quella della Luna e per questo il nucleo terrestre reagisce in maniera più intensa, innescando terremoti ed eruzioni vulcaniche. Tutti si preparano al volo e raggiungono gli elicotteri che li porteranno in Sudafrica. Questi elicotteri sono stati progettati per volare senza bisogno del radar per guidarli. Arrivi in Sudafrica ed è praticamente ricoperto d'acqua. L'elicottero ti porta il più vicino possibile al centro del continente e poi ti dirigi nel deserto del Sahara. Quest'area piatta senza nulla intorno è l'opzione più sicura. Poi guardi in alto e vedi un altro pianeta. È Giove, il pianeta più grande del nostro sistema solare. Se la Terra avesse le dimensioni di un chicco d'uva, Giove avrebbe le dimensioni di un pallone da basket e si sta avvicinando rapidamente. Molti degli altri pianeti gli lasciano immediatamente spazio, incluso Saturno. Intanto ti stai dirigendo verso il Sahara e in auto ti ci vorranno giorni per raggiungerlo. Il cielo è scuro durante il giorno poiché la maggior parte dei pianeti blocca il sole. Finalmente, insieme ad altri scienziati, raggiungi il deserto e con tua sorpresa vedi che è stata costruita un'intera città in un solo mese da quando sono apparsi i primi pianeti. Ti sistemi nel tuo dormitorio, ma hai ancora molto lavoro da fare. Un paio di giorni dopo, Giove irrompe nell'atmosfera ed eclissa tutto. Ora la Terra sta ruotando intorno a Giove ed orbita molto più velocemente adesso, poiché Giove è più piccolo rispetto al Sole. Ma poiché c'è anche Saturno, che è molto grande, la Terra continua ad essere sballottata da un'orbita all'altra, come una palla che viene tirata tra due persone. Di conseguenza, sulla Terra, le persone stanno sperimentando diverse forze gravitazionali. Le onde di marea continuano a diventare più forti e i vulcani stanno eruttando ovunque. Poiché il nucleo della Terra si sta surriscaldando, anche la temperatura sta cambiando e con l'assenza di luce solare per la maggior parte del tempo, gran parte della vita vegetale sta faticando a sopravvivere. I raccolti non stanno prosperando e gli agricoltori sono costretti a usare le serre con della luce artificiale. I viaggi aerei e quelli spaziali sono impossibili. La stazione spaziale internazionale è completamente distrutta, insieme ai satelliti in orbita nello spazio. Per questo i cellulari ed internet non funzionano. La gravità è nel totale caos. 6 mesi dopo, l'umanità ha trovato un modo per far fronte a questa nuova normalità. Ma le cose continuano a cambiare. Il numero di ore in un giorno è cambiato, così come i giorni che compongono una settimana. Prima si misuravano in cicli lunari. Il mese si basava sulle fasi della Luna, dalla Luna piena alla Luna nuova. Ma ora la Luna è scomparsa, facendo posto ai pianeti del Sistema Solare. Decolliamo dalla Terra e parcheggiamo la nostra nave spaziale nei pressi della Luna. Ci troviamo a circa 380.000 km dal nostro pianeta, più o meno 100 volte la larghezza degli Stati Uniti. Adesso azioniamo il gigantesco martello e l'ancora più enorme scalpello agganciati ai bracci robotici dell'astronave. Posizioniamo lo scalpello sul polo nord terrestre e diamo una bella martellata. La Terra si apre come un guscio d'uovo e dentro vediamo un altro pianeta, sì. Si chiama Thia e si nasconde dentro il nostro pianeta come un tuorlo d'uovo. Per capire che cosa è successo, torniamo indietro di 4 miliardi e mezzo di anni. Questa splendida nebulosa diventerà il nostro sistema solare. Polvere e detriti vengono attratti sempre più vicini verso un centro di massa comune. Il puzzle di pulviscolo e materia ben presto si addensa, diventando più pesante. Al suo interno la temperatura aumenta. Superata una soglia di massa critica, si avvia verso una reazione nucleare. Fino a che, boom! Un'esplosione così potente da scatenare onde d'urto fin nelle più remote regioni del cosmo. La luce accecante dell'esplosione è visibile fin dal capo opposto dell'intera Via Lattea. Quando la nube si dirada, ecco che riusciamo a vedere una luce brillante, ferma lì, al centro dell'esplosione. Una stella neonata, il Sole. La sua massa supera di 330.000 volte quella della Terra,
Se il Sole fosse un secchio, conterrebbe 1,3 milioni di pianeti come la Terra. Ma adesso notiamo un altro piccolo corpo celeste a 150 milioni di chilometri dal Sole, un ammasso di roccia incandescente, la Terra. In questo momento il pianeta sta ancora formandosi con oceani di lava che si raffreddano. Passata qualche altra decina di milioni di anni dalla nascita del Sole, ecco che arriva un altro strano oggetto, Ettia, un piccolo pianeta della stessa età del nostro, ma la sua traiettoria è completamente impazzita e si dirige verso la Terra ad enorme velocità. Secondo gli scienziati, Ettia finì intrappolato tra la gravità di Giove e quella di Venere. Venere lo spingeva da una parte e Giove con molta più potenza dall'altra. Ma il Sole da solo occupa il 99,8% della massa dell'intero sistema solare. È il Sole a decidere le traiettorie dei vari pianeti. Ettia finisce così sulla stessa orbita seguita dalla Terra. Inevitabilmente i due pianeti si avvicinano sempre di più fino quasi a sfiorarsi. Ettia appare grande più o meno quanto Marte, quindi decisamente più piccolo dell'ancora giovanissimo pianeta Terra. La collisione, però, è inevitabile. Ettia viaggia alla velocità di 14.500 km/h, cioè 11 volte oltre la velocità del suono. Se il più piccolo corpo celeste avesse impattato la Terra ad un certo angolo, il nostro pianeta si sarebbe disintegrato, e così anche Ettia. L'impatto avrebbe provocato un'esplosione simile da tutti gli altri pianeti. Non sarebbe rimasto niente, tranne detriti e rocce incandescenti. Ma anche se i due pianeti si fossero appena sfiorati, Ettia avrebbe distrutto un pezzo del nostro pianeta grande quanto l'Australia. La collisione con Ettia, invece, avvenne ad un perfetto angolo di 45 gradi. La velocità dell'impatto fu però terrificante. L'esplosione vaporizzò all'istante enormi quantità di roccia, che l'onda d'urto spinse lungo tutta l'orbita terrestre. Nel luogo dell'impatto si formò un immenso cratere, presto riempito da magma bollente. Ciò che resta di Ettia e i detriti espulsi dal nostro pianeta cominciano ad orbitare intorno alla Terra. Secondo una teoria, si ammassarono fino a formare due lune molto vicine tra loro. Troppo vicine, forse, perché alla fine si scontrarono, formando un unico grosso corpo celeste. Secondo un'altra teoria, tutti i residui di Ettia si ammassarono insieme, formando dopo molto tempo la Luna che oggi conosciamo tutti. All'inizio, naturalmente, era soltanto una sfera di roccia infuocata e di lava. La collisione a quell'angolazione, intanto, ha deviato l'asse del nostro pianeta e ha accelerato la sua rotazione. Grazie a Ettia abbiamo stagioni diverse e giorni di 24 ore. La Terra ha placche litosferiche, si tratta di gigantesche porzioni in cui è suddivisa la crosta terrestre. Dopo l'impatto con Ettia, cominciarono a spaccarsi. Questo liberò grandi quantità di carbonio, il mattoncino fondamentale della vita, su tutta la superficie del nostro pianeta. La Terra, diciamo, ha una specie di metabolismo. Qualche centinaio di milioni di anni dopo, ecco comparire le primissime forme di vita. Nel corso di 4 miliardi di anni, da quei semplici organismi unicellulari, si sono evolute tutte le forme di vita esistite sulla Terra. Secondo gli scienziati, l'impatto fu un evento più unico che raro. Le probabilità che due pianeti simili si scontrino proprio a quella angolazione, con uno dei due che sopravvive alla catastrofe, sono bassissime. Chissà, forse è per questo che non abbiamo ancora trovato altre civiltà in giro per il cosmo. I resti di Ettia, intanto, vennero inglobati nella Terra. Naturalmente non hanno più l'aspetto di un vero pianeta. Frammenti si fusero e si mescolarono alla crosta terrestre. Se potessimo guardare negli strati più interni del nostro pianeta, vedremmo due oceani di lava grandi quanto interi continenti. Proprio sotto l'Africa e l'Oceano Pacifico. Probabilmente tutto ciò che resta di Ettia, sì. La diversa densità ha tenuto i suoi frammenti separati dal mantello terrestre. Un po' come versare olio in un bicchiere d'acqua. L'olio non si mescola all'acqua, rimane in superficie e poi galleggia.
Quelle due sacche di magma, comunque, sono alte almeno 100 volte più dell'Everest. Ci sono altri resti di Tia, forse, amalgamati nella nostra Luna. Le missioni Apollo prelevarono parecchi campioni di suolo lunare che vennero analizzati e gli scienziati conclusero che la Luna e la Terra hanno una struttura piuttosto simile. Si potrebbe trivellare il suolo lunare e prelevare altri campioni e fare lo stesso in quelle due sacche magmatiche sotto la crosta terrestre. Si potrebbe così provare al 100% che Tia e la Terra si scontrarono davvero 4,5 miliardi di anni fa e che così si formò la Luna. Per il momento però Tia resta un mistero. La sua effettiva esistenza non è ancora sicura. L'idea però calza a pennello con ciò che sappiamo sulla formazione della Luna. Però chissà, forse la collisione non è mai avvenuta davvero. Adesso spostiamoci di 41 anni luce dalla Terra verso il pianeta 55 Cancri E, circa due volte più grande della Terra e 8 volte più pesante. E rimettiamo in funzione il martello e lo scalpello e diamo un bel colpo. Il pianeta si spacca e vediamo un gigantesco diamante. La temperatura su quel pianeta è decine di volte più alta di quella terrestre. E il suolo è ricchissimo di carbonio. Il calore esercita un'immensa pressione sul carbonio, modificandone così la struttura. Il primo stadio è la grafite, il secondo, se la pressione aumenta ancora, è il diamante. Sulla Terra i diamanti si formano a profondità oltre i 100 km, laddove la pressione è di 50.000 volte più grande rispetto alla superficie. E la temperatura lì sotto è di migliaia di gradi, letteralmente infuocata. I diamanti fuoriescono in superficie grazie alle eruzioni vulcaniche, ma per trovarli in maggiori quantità serve scavare ad almeno 450 metri di profondità. Il diamante Golden Jubilee è il più grande diamante tagliato e sfaccettato del mondo. Pesa quanto una barretta di cioccolata e ha le dimensioni di un criceto che vale circa 12 milioni di dollari. Adesso immagina un diamante grande quanto un intero pianeta. Ma adesso torniamo verso il nostro sistema solare, verso un satellite di Giove, Europa. Ampio circa quanto la metà degli Stati Uniti, con una massa di meno dell'1% di quella terrestre. La sua superficie è ricoperta da una spessa calotta di ghiaccio profonda quasi 30 km. Ma noi abbiamo il nostro martello gigante e se spezzassimo la calotta vedremmo, wow, un oceano di acqua! Lassù si gela, tre volte più freddo del nostro polo nord. L'acqua congela all'istante, ma lì sotto la superficie c'è un oceano di acqua liquida. Europa orbita attorno a Giove, esattamente come la nostra Luna orbita attorno alla Terra. Questo crea maree e riscalda il nucleo di Europa. Attorno al nucleo il ghiaccio si scioglie e ne risulta questo gigantesco oceano stimato tre volte grande, tutti gli oceani terrestri messi insieme. L'acqua è fondamentale perché ci sia vita. Significa che su Europa potrebbe anche esserci vita, specialmente se ci sono sorgenti termali come sul fondale dei nostri oceani. L'acqua però sarebbe forse troppo calda e la pressione e le temperature troppo estreme. Ma esistono batteri capaci di sopportare anche condizioni così ostili. Europa ha circa la stessa età della Terra, quindi può esserci stato il tempo per la comparsa e l'evoluzione di alcune forme di vita, sì. Chissà, forse lì sotto al ghiaccio c'è persino qualche civiltà avanzata. Forse ci sono enormi città, tecnologie incredibili e grandi sogni di conquista di tutta la nostra galassia. Di sicuro l'unico modo che abbiamo per scoprirlo è inviare una sonda su Europa e studiarla in dettaglio. E chissà che cosa troveremo. Ci concentriamo così tanto sul cercare la vita su Marte, quando abbiamo una gemma che aspetta di essere esplorata. Questo pianeta è il sesto più lontano dal Sole e il secondo più grande del Sistema Solare. Si trova dietro Giove. Sto parlando di Saturno, o come lo chiamano a volte, il gioiello del Sistema Solare. È completamente diverso dalla Terra. Prima di tutto sarebbe impossibile starci in piedi. Mentre la Terra è composta da roccia e altre sostanze dure, Saturno è composto principalmente da gas. Se fosse possibile immergere Saturno in una piscina, vedremmo il pianeta galleggiare nell'acqua.
Non c'è da stupirsi, Saturno è il pianeta meno denso del Sistema Solare. Contiene anche molto elio, il gas che si usa per gonfiare i palloncini per farli librare in aria. Saturno è un pianeta molto ventoso, i venti sono 4 volte più forti rispetto a quelli sulla Terra. Lì un giorno dura 10 ore e 14 minuti, perché il pianeta gira sul suo asse abbastanza velocemente, ma di contro la sua rivoluzione intorno al Sole è più lenta. Un anno equivale a 29 anni terrestri. Il raggio di Saturno misura circa 58.000 km, quindi è 9 volte più grande del nostro pianeta. Se la Terra fosse grande come una moneta, Saturno sarebbe grande come una palla da pallavolo. Sebbene anche altri pianeti del nostro sistema solare abbiano degli anelli, quelli di Saturno sono i più spettacolari. È possibile ammirarli anche dalla Terra. E no, non bisogna essere uno scienziato con attrezzature costose, serve solo un piccolo telescopio. Gli anelli di Saturno non sono solidi, ma fatti di polvere, roccia e ghiaccio. Alcuni frammenti sono piccoli come granelli di sabbia, mentre altri sono grandi come una casa o una montagna. Sono frammenti di asteroidi, comete e lune, disintegratisi prima di raggiungere Saturno, probabilmente a causa della potente attrazione gravitazionale del pianeta. Saturno ha più di 50 lune. Recentemente gli scienziati hanno scoperto un'insolita attività idrotermale su una di esse. Encelado è la sesta luna più grande di Saturno. Vicino a un suo polo è possibile notare 4 lunghe depressioni. I ricercatori hanno scoperto che lì sotto c'è un oceano. Acqua e ghiaccio fuoriescono da lì. Quindi c'è vita là fuori? Negli oceani della Terra alcune forme di vita si riuniscono intorno a simili bocche idrotermali. Si nutrono di sostanze chimiche, proprio come fanno le piante con la luce del sole. E non solo. Alcune delle più antiche forme di vita microbica del nostro pianeta si nutrono della stessa energia prodotta sotto la superficie dell'oceano su Encelado. Potrebbe significare che una primitiva forma di vita si sta sviluppando lì adesso. Naturalmente ci vorranno milioni di anni per far apparire anche gli organismi più semplici, ma gli scienziati sperano serva un tempo inferiore per trovare forme di vita più complesse. Nello spazio esistono milioni di esopianeti e gli scienziati sono alla ricerca di quelli abitabili. Gli esopianeti orbitano intorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare. Le stelle nane sono più piccole e meno luminose del Sole. A volte vivono per più di 10 miliardi di anni. Una grande occasione per sviluppare la vita, no? È un tempo sufficiente per gli organismi a formarsi ed evolversi. La vita potrebbe apparire su pianeti che orbitano intorno a queste stelle nane o, come nel caso di Saturno, su una delle loro lune. Ecco Gliese 876b, che orbita intorno alla stella nana rossa Gliese 876. Questo pianeta è un mistero, ma gli scienziati suppongono che sia un gigante gassoso. Si ritiene che la sua atmosfera non abbia nubi, ma potrebbe esserci acqua in forma liquida sulla superficie. T-Gardens B orbita intorno a una nana rossa che dista 12 anni luce da noi. La massa del pianeta è di poco superiore a quella della Terra. Gli scienziati credono abbia una superficie rocciosa. Il pianeta ha bisogno di 5 giorni per completare la sua orbita. Ciò significa che un anno su T-Gardens B dura meno che una settimana sulla Terra. Più lontano c'è un altro pianeta potenzialmente abitabile, chiamato Kepler 1638b. Ok, per essere più precisi, è a 3.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione del Cigno. Questo pianeta è 4 volte più pesante della Terra e 2 volte più grande. Il periodo di rivoluzione intorno alla sua stella è di 260 giorni. La gravità su questo pianeta è più forte di quella della Terra. Non sarebbe facile saltare sulla sua superficie. Ma ecco un altro Kepler. Questa volta si tratta di Kepler 62e, un pianeta grande una volta e mezzo la Terra. Gli scienziati ritengono che abbia un'atmosfera calda, umida e ospitale, con cieli nuvolosi. Dista 1200 anni luce dalla Terra e impiega 122 giorni per orbitare intorno alla sua stella, una nana rossa. Il suo vicino, Kepler 62f, è un altro pianeta potenzialmente abitabile. Più grande della Terra di circa il 40%, gli scienziati pensano che sia coperto d'acqua. Gli oceani del nostro pianeta sono pieni di creature interessanti e di organismi di tutte le dimensioni. Quindi è probabile che anche questo pianeta nasconda degli esseri viventi intriganti, o almeno ha il potenziale per sviluppare forme di vita. Quando diciamo abitabile, non intendiamo che c'è già vita lì, ma che ci sono le condizioni per svilupparla. LHS 1140b
è un pianeta situato in una zona potenzialmente abitabile. A differenza dei suoi compagni gassosi, è solido e roccioso. Il raggio del pianeta è il 60% più grande di quello della Terra e ha una massa 7 volte più grande. È uno dei pianeti più densi che siano stati scoperti. Dato che ha una grande massa, l'atmosfera deve essere piuttosto densa. Inoltre, la gravità è molto più forte che sulla Terra. Ecco perché sarebbe problematico stare in piedi su quel pianeta. Saluti da TRAPPIST-1, una nana ultra fredda nella costellazione dell'Acquario. Si trova a circa 39 anni luce da noi. 7 pianeti rocciosi delle dimensioni della Terra orbitano nella zona abitabile della stella. Tutti possono potenzialmente avere dell'acqua sulla loro superficie. La temperatura su questi pianeti è più o meno simile a quella della Terra. Sulla Luna la gravità è il 16% di quella sul nostro pianeta. Ecco perché gli astronauti riuscivano a malapena a controllare i loro movimenti quando l'hanno visitata. Ma per quanto riguarda la gravità sui pianeti TRAPPIST-1, ci staremmo bene e a nostro agio. Ed ecco ancora Kepler. Questa volta si tratta di Kepler-452b. È un pianeta roccioso del 60% più grande della Terra. La sua stella madre è simile al Sole. Questo pianeta ha trascorso circa 6 miliardi di anni nella sua zona abitabile. La Terra, invece, solo 4,5 miliardi di anni. Questo pianeta ha bisogno di 385 giorni per orbitare intorno a Kepler-452. La stella è il 20% più luminosa del nostro Sole, ma ha la stessa temperatura. Per raggiungere Kepler-452 sono necessari ben 28 milioni di anni luce. E che dire di KOI-7711.01? È un altro pianeta intrigante a 1700 anni luce da noi. È grande solo il 30% più della Terra e riceve quasi la stessa quantità di calore che noi riceviamo dal Sole. In futuro gli umani potrebbero iniziare a colonizzare la galassia in cerca di nuovi pianeti su cui vivere. Allora dovremo certamente fare viaggi molto lunghi. E forse un giorno raggiungeremo Proxima Centauri. È una stella vicina che ha un paio di pianeti che potenzialmente potremmo abitare, come Proxima Centauri B, e ha più di 4 anni luce dalla Terra, che non sembrerebbe poi così lontano, ma in realtà lo è. Impiegheremmo circa 6300 anni per arrivarci, se usassimo le tecnologie disponibili al giorno d'oggi. Ci vorrebbero molte generazioni per fare un viaggio del genere, e ci vorrebbe ancora più tempo per colonizzare quel nuovo mondo. Le persone nascerebbero e crescerebbero sulle navi spaziali, vivrebbero lì, senza mai vedere né la Terra né il pianeta verso cui sono dirette. Invece di alberi, montagne e fiumi, ci sarebbe solo il buio delle galassie a estendersi davanti a loro. Non potrebbero mai camminare lungo strade sconosciute, respirare aria fresca, sentire il vento. L'unico posto in cui potrebbero viaggiare sarebbe un'altra zona della nave. Certamente un tale viaggio non sarebbe semplice, ma ne varrebbe la pena se gli uomini riuscissero a costruire dei mondi belli come quello sulla Terra. Sarà possibile? Solo il tempo lo dirà. Oceani di magma, venti supersonici, caldo infernale. E al posto della pioggia? Sassi che ti piovono in testa. Insomma, una giornata come un'altra. Gli astronomi di recente hanno scoperto un nuovo superpianeta. K2-141b, un esopianeta a circa 200 anni luce da noi e a cui servirebbe proprio un nuovo nome. Quando parliamo di esopianeti intendiamo pianeti che orbitano in sistemi solari diversi dal nostro. Noi orbitiamo attorno al Sole, mentre K2-141b orbita attorno a un'altra stella. Dalle sue parti c'è davvero da avere paura. Pensate alla nostra piccola bella Terra. Ora immaginate che tutti i vulcani del mondo eruttino nello stesso momento, ricoprendo di lava oceani e mari. Immaginate uragani migliaia di volte più potenti del normale che infuriano ovunque, per tutto il tempo. Aggiungete anche rocce che piovono giù dal cielo. Rocce sulla nostra testa o quella di qualcun altro. Questo pianeta spaventoso è stato scoperto 2 anni fa. Gli scienziati lo stanno ancora studiando. Ma com'è una giornata tipo lassù? Anzitutto, scordatevi di respirare. Niente ossigeno su quel pianeta. In compenso ci sono sodio, monossido di silicio e diossido di silicio. Il che ovviamente non è proprio l'ideale. E questo è niente. Chissà quante altre sostanze ci sono, per non parlare degli oceani di magma. L'intera superficie del pianeta è ricoperta di lava, a perdita d'occhio. Questo pianeta è davvero molto vicino alla sua stella, ecco perché la sua superficie è un vero inferno.
è addirittura più vicino di quanto Mercurio e Venere siano vicini al nostro Sole. Ancora più strano è il fatto che metà del pianeta è sempre illuminato a giorno. L'altra è sempre avvolta nelle tenebre, proprio come la nostra Luna mostra sempre la stessa faccia all'osservatore. Abbiamo quindi una faccia del pianeta che ogni giorno, tutto il giorno, è un inferno di fuoco e magma, mentre l'altra faccia è congelata e immobile in una notte infinita. Se il magma non vi impensierisce più di tanto, a preoccuparvi ci penserà la pioggia. Piovono rocce lassù. Qui sulla Terra l'acqua evapora, diventa nubi e poi ricade sotto forma di pioggia. Su quel pianeta infernale succede la stessa cosa, solo con le rocce. Fa talmente caldo lassù che le rocce vaporizzano. E non trascuriamo poi i venti supersonici, che soffiano a circa 5.000 km orari. Reggetevi forte, perché significa 5 volte più veloce del più potente tra tutti gli aerei. Il vento più forte mai registrato sulla Terra fu l'uragano Olivia, che colpì l'Australia. Raggiunse l'impressionante velocità di 400 km orari. Immaginate un uragano 12 volte più potente. La faccia illuminata del pianeta non scende quasi mai sotto temperature intorno ai 2700 gradi centigradi. Il record di caldo terrestre si registrò in California, con 60 gradi centigradi. E naturalmente nel deserto del Sahara si arriva facilmente a queste temperature, ma siamo molto lontani da un caldo capace di far evaporare le rocce. Chi vive in zone desertiche è abituato al caldo torrido e al clima arido. Ma sapevate che nei deserti di notte si gela? Per definizione, un deserto è una vasta area con precipitazioni scarse o assenti, quindi non c'è vapore acqueo a mitigare le forti escursioni termiche. Di giorno, sotto al sole, il deserto si scalda come un forno, mentre al tramonto il calore va via subito e la temperatura precipita. In alcuni deserti di notte possono fare anche meno 40 gradi centigradi. Però se fa così freddo, come mai non nevica? Beh, in certi deserti può anche capitare, ma se non c'è vapore acqueo non ci può essere nemmeno la neve. Ci sono solo aride e gelide notti sahariane. A proposito, sapete che non è il Sahara il deserto più grande del mondo? È l'Antartide, 13 milioni di chilometri quadrati di ghiacci desolati e disabitati, fatta eccezione per i carinissimi pinguini, si capisce? Quei pinguini tecnicamente vivono in un deserto. Ma torniamo su quello strano pianeta, nel suo lato nascosto. Eternamente al buio, lì il freddo arriva a meno 200 gradi centigradi, ma con venti supersonici. Il record di freddo terrestre? Meno 90 gradi centigradi, registrati in una stazione di ricerca in Antartide. Ma possiamo paragonare questo spaventoso pianeta ad alcuni dei nostri vicini? Cominciamo da Marte, e non è che sia proprio un paradiso. Lo chiamano il pianeta rosso, ma non perché vi faccia caldo, anzi, si gela. Perlomeno però, se volete fare un giretto su Marte, potete lasciare a casa l'ombrello. Non piovono rocce, ma nemmeno acqua. L'ultima goccia è, forse, piovuta svariati milioni di anni fa. Su Marte però si alternano giorno e notte. E come sulla Terra, l'equatore marziano è decisamente caldo, mentre ai poli nord e sud fa davvero molto freddo. Gli scienziati hanno persino scoperto residui di anidride carbonica congelata. D'altronde l'atmosfera lì è quasi tutta composta di anidride carbonica, più una spruzzata di azoto. Si sa anche di intense tempeste di neve su Marte, ma non è la neve che conosciamo noi. È fatta di anidride carbonica, praticamente ghiaccio secco, quello che si usa per le macchine del fumo. Marte comunque non è l'unico pianeta ad avere un clima pazzarello. Giove è famoso per le sue colossali tempeste, per niente simili a quelle terrestri. Su Giove una tempesta può durare secoli interi. Come la sua grande macchia rossa, una tempesta che infuria da 400 anni. È grande da sola quanto 4 pianeti Terra. Eppure non si avvicina nemmeno alla potenza devastante delle tempeste su K2. Su Venere piove di continuo, ma non acqua, e nemmeno rocce. Peggio ancora, piove acido solforico. Sotto un acquazzone del genere non c'è ombrello che tenga. L'atmosfera di Venere è ricca di anidride carbonica, che intrappola le radiazioni solari e rende il pianeta straordinariamente caldo. Non ci sono oceani di magma, però. Mercurio è il pianeta più vicino al nostro Sole e non ha una sua atmosfera. Quindi non ci sono tempeste, nubi, piogge, vento, niente. Somiglia un po' a un deserto. Insomma, privo di vapore acqueo e di precipitazioni.
E come in un deserto, di giorno fa caldissimo e di notte si congela. L'esopianeta K2 ha unito tutte le caratteristiche più estreme e spaventose dei pianeti solari. Non che riusciremo a visitarlo nel prossimo futuro. Dobbiamo ancora capire come arrivare su Marte. 200 anni luce è una distanza decisamente siderale. Un posto che potremmo di sicuro raggiungere nei prossimi anni e colonizzare è la Luna. Niente oceani di magma, niente uragani supersonici, temperature accettabili. Da dove cominciare, quindi? Beh, la prima cosa è creare droni e robot telecomandati di nuova generazione. Converrà infatti spedire prima loro a mappare con precisione la Luna, mentre noi restiamo al sicuro qui a casa. Se vogliamo davvero esplorare lo spazio, ci servirà una vera e propria base spaziale. E quale miglior soluzione della nostra cara Luna? Ma poi, perché studiare pianeti così lontani? A che scopo? Beh, i pianeti sono un po' come le persone. Ce ne sono di ogni età e provenienza. Più pianeti studiamo, più ci avviciniamo a capire perché c'è vita sulla Terra e non sugli altri pianeti, almeno per quanto ne sappiamo finora. Inoltre, ogni nuova scoperta, inclusa quella di qualche strano pianeta lontano, spinge la scienza a fare nuovi progressi, invenzioni e idee che ci rendono la vita più comoda. Le lenti antigraffio, alcune attrezzature antincendio, i depuratori d'acqua, le cuffie wireless, gli apparecchi dentali invisibili, quel piccolo aspirapolvere per le briciole rimaste tra i cuscini del divano, sono tutte cose inventate per migliorare la vita degli astronauti nello spazio, che invece oggi migliorano la nostra vita. Chissà, forse scopriremo qualche nuova fonte di energia un giorno, grazie a un nuovo pianeta o una nuova stella. Oppure dei materiali capaci di rendere i nostri edifici più resistenti ed ecologici. Allora, piccolo indovinello spaziale. Perché la ricerca di vita extraterrestre somiglia a un albero? Perché in entrambi i casi si cerca una pianta. Come dici? Ah, non una pianta, ma un pianeta? Ok, errore mio, mi farò perdonare. Perché ci sia vita, deve esserci acqua, regola fissa nell'universo. Per essere abitabile, un pianeta deve avere acqua allo stato liquido in superficie e serve un incredibile numero di coincidenze perché succeda. Il pianeta deve trovarsi nella regione abitabile del suo sistema stellare, ovvero in condizioni in cui la temperatura e la pressione in superficie siano adatte allo sviluppo di forme di vita elementari. Troppo vicino alla stella l'acqua evaporerebbe, senza possibilità di avere oceani e mari. Come è il caso di Venere, ad esempio. Un pianeta praticamente gemello della Terra, ma troppo vicino al Sole perché possa esserci vita in superficie. Viceversa, se troppo lontano dalla stella fa troppo freddo. L'acqua può esistere sotto forma di ghiaccio, anche se può restare liquida al di sotto. Come nel caso di Nettuno, ad esempio. Ma non solo, un pianeta abitabile deve essere anche roccioso, ovvero avere una superficie solida e avere un'atmosfera che protegga ogni eventuale organismo vivente dalla radiazione solare. Soltanto nella nostra galassia esistono miriadi di stelle, un numero incalcolabile, e quasi ogni stella ha attorno a sé dei pianeti. Li chiamiamo esopianeti o pianeti extrasolari. Alcuni si trovano nella regione abitabile del loro sistema e in teoria hanno condizioni ideali per sostenere forme di vita. Dei 4.500 esopianeti finora scoperti, gli scienziati ne hanno individuati 24, definiti superabitabili. Significa che su quei pianeti ci sono condizioni vitali migliori persino rispetto alla Terra. Si tratta di pianeti dalla massa doppia rispetto alla Terra e di circa 1,3 volte più grandi. Maggiori dimensioni portano gravità più forte e atmosfera più calda e densa. Condizioni necessarie per la biodiversità degli organismi viventi. Bisogna poi fare attenzione anche alle caratteristiche della stella attorno a cui orbitano i nostri pianeti superabitabili. Idealmente ci dovrebbe essere una stella più piccola del Sole, con un ciclo vitale garantito di almeno 15-30 miliardi di anni. Il nostro Sole, per intenderci, ha un ciclo vitale di soli 10 miliardi di anni. Immagina che sono serviti quasi 4 miliardi di anni per lo sviluppo di forme di vita complesse. Una stella simile al Sole potrebbe spegnersi ancor prima che la vita sul suo pianeta abbia avuto l'opportunità di svilupparsi. Gli scienziati quindi si concentrano sulle stelle nane, più piccole e meno luminose del Sole, ma con un ciclo vitale compreso tra i 20 e i 70 miliardi di anni. In questo caso ciascun organismo ha tutto il tempo di formarsi ed evolvere. Anche le condizioni climatiche sui pianeti superabitabili devono essere un po' diverse.
la temperatura media dovrebbe essere di circa 10 gradi centigradi più calda di quella terrestre. E naturalmente deve esserci acqua, in forma di nubi, pioggia e umidità. Sono le condizioni basilari per la biodiversità. Un pianeta con queste caratteristiche sarebbe in pratica un'unica, immensa foresta pluviale. Tutti i 24 membri del ristretto club di pianeti migliori della Terra si trovano ad oltre 100 anni luce di distanza da noi. In futuro, grazie a telescopi di nuova generazione, potremo forse scoprire con certezza se quei pianeti ospitino già forme di vita e se le loro condizioni siano anche adatte a noi. Andiamo a conoscere meglio i più interessanti di questi esopianeti. Tea Garden B. Questo esopianeta orbita attorno a una stella nana rossa, a circa 12 anni luce di distanza dal Sistema Solare. Di solito una nana rossa emette radiazioni che distruggono l'atmosfera di tutti i pianeti nella loro orbita. Non questa però, piuttosto passiva. Tea Garden B ha una massa simile a quella della Terra, ma compie un'orbita completa attorno alla sua stella in appena 5 giorni. Esatto, un anno su Tea Garden B dura meno di una settimana terrestre. Quanta fretta! Il più distante tra gli esopianeti superabitabili è Kepler-1638b. Si trova nella costellazione del Cigno, a quasi 3.000 anni luce di distanza da noi. È un pianeta definito di classe Superterra. È grande il doppio e 4 volte più pesante del nostro pianeta. La gravità è quindi molto forte. Anche un normale salto richiederebbe molta più forza di quanta ne serve qui da noi. Ma se c'è vita su questo pianeta, di sicuro si è adattata alle sue condizioni. LHS-1140b. Un pianeta di roccia solida e compatta. Malgrado sia grande solo del 40% più della Terra, ha una massa 7 volte superiore. Ha una fortissima gravità, ben 3,25g. Per capirci, quando sei in aereo, al momento del decollo avverti un sovraccarico di 1,5g. Su questo pianeta, quindi, potremmo a stento reggerci in piedi. Data la sua enorme massa, ha un'atmosfera molto densa e un forte effetto serra. Si stima che possa avere una temperatura media intorno ai 23 gradi centigradi. Anche questo pianeta ha un'orbita molto rapida, completata in appena 24 giorni terrestri. Ora spostiamoci nella costellazione dell'Acquario. Qui si trova una stella nana gelida, la TROPPIST-1. Nella sua regione abitabile orbita un piccolo pianeta, 3 volte più leggero della Terra. La sua temperatura è simile alla nostra, ma la gravità è molto più debole. Però ci troveremmo abbastanza bene. Ricordi gli astronauti sulla Luna? Il nostro satellite ha una gravità pari solo al 16% della nostra. E come si divertivano a saltellare? Kepler-452b si trova in un sistema stellare che è quasi un fratello maggiore del nostro. La sua stella è dell'11% più antica del Sole, ovvero circa 2 miliardi di anni più grande. L'esopianeta stesso ha un'età stimata di 6,5 miliardi di anni, mentre la Terra ne ha 4,5 miliardi. Ma si trova davvero a grande distanza da noi. Anche viaggiando veloci quanto la sonda New Horizon, servirebbero 26 milioni di anni per arrivare fin lì. Portati da leggere, ok? Ma c'è un altro esopianeta molto più vicino a noi, Proxima Centauri B. Orbita attorno alla stella nana rossa Proxima Centauri, la più vicina al nostro Sole. Il pianeta si trova ad appena 4,2 anni luce di distanza da noi. Per massa e dimensioni è molto simile alla Terra. Probabilmente ha una struttura ghiacciata simile a quella di Nettuno, ma pur essendo così vicina, Proxima Centauri è invisibile ad occhio nudo, perché emette una luce troppo fioca. Ad ogni modo, tutti questi pianeti, inclusi nei 24 cataloghi dagli scienziati, sono di sicuro nella regione abitabile delle loro stelle. In teoria potremmo colonizzarli e renderli adatti alle nostre necessità vitali in futuro. Ma bisogna risolvere un grosso intoppo. Anche il più vicino degli esopianeti è in realtà lontanissimo da noi. I veicoli spaziali più moderni viaggiano a 5 volte la velocità del suono. Ed anche così servirebbero più di 100.000 anni per raggiungere Proxima Centauri. Bisognerà inventarsi dunque dei veicoli capaci di viaggiare molto più velocemente per riuscire ad esplorare almeno uno degli esopianeti. Ma la scienza forse ha già la risposta. La velocità warp. Una tecnologia ipotetica basata sulla curvatura dello spazio-tempo. In pratica si tratta di creare una sorta di bolla in cui si annullino le normali leggi del moto.
Un simile veicolo spaziale potrebbe viaggiare a velocità maggiori di quella della luce. Ma non è fantascienza. Questa tecnologia esiste già, quantomeno sulla carta. Si chiama il motore di Alcubierre. Giuro che non me lo sono inventato. Dato che nessun oggetto dotato di massa può superare la velocità della luce, bisogna essere davvero creativi. La nostra ipotetica astronave dovrà comprimere lo spazio di fronte ad essa ed espanderlo sul retro. Ovvero non sarà solo il veicolo a muoversi, ma anche lo spazio-tempo stesso attorno a lui. La velocità in questo caso potrebbe essere 10 volte oltre quella della luce. Ma per riuscirci, l'astronave dovrebbe essere immensa e avrebbe bisogno di una quantità di energia pari a quella generata dall'intero pianeta Giove. Alla NASA comunque ci stanno lavorando e di recente hanno concluso che l'astronave potrebbe essere circondata da un anello di forma quasi sferica per riuscire a curvare lo spazio-tempo. Un'enorme ciambella, diciamo. Teoricamente il progetto può essere realizzato con le tecnologie già esistenti e sempre teoricamente sarebbe possibile testare la struttura usando una piccola sonda, delle dimensioni della vecchia Voyager 1. Per quanto sembri impossibile, gli scienziati sono ottimisti. Non abbiamo idea di quanti anni serviranno, naturalmente, ma la NASA ha già in programma per il 2069 la sua prima missione interstellare, proprio diretta ad esplorare dei pianeti potenzialmente abitabili al di là del nostro sistema solare. Si dice anche che utilizzando tecnologia laser si possa viaggiare a velocità luce. Una piccola stella in questo caso potrebbe raggiungere davvero la vicina stella di Alpha Centauri in tempi relativamente brevi. Per alimentare queste sonde si potrebbero usare due tipi di propulsione. Una ad energia nucleare ed un'altra ad antimateria. Wow, sarebbe bello! Ma sono tecnologie ancora lontane dalla realtà, per il momento. Non ci resta che aspettare. Speriamo bene.